collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene. Presidente, buonasera, bentrovato. Buonasera. Grazie a Massimiliano Federica per essere con noi. Oggi ultima puntata, diciamo, dedicata ai temi della regione di attualità più nazionale. Vorrei capire oggi a che punto siamo, secondo lei, perché c'è una gran paura. Nel corso della puntata avremo ospite anche Barbone, che è responsabile della Task Force Covid per la regione Friuli Venezia Giulia. Aiuto prezioso è stato in questa battaglia. Questo lo immagino, infatti per lui abbiamo molte domande più tecniche. Lei che impressione ha anche dal confronto con Roma? A che punto siamo? Ci dobbiamo spaventare per questa variante Delta, sì o no? Beh, non c'è dubbio che sia necessario usare prudenza, però dobbiamo guardare i lati positivi. I lati positivi sono che anche oggi l'EMA ha fatto presente che la persona con due vaccini è protetto anche dalla variante Delta. Cosa vuol dire? Che magari un qualche contagio può esserci, perché ovviamente il vaccino non protegge al 100%, nessun vaccino al mondo protegge al 100% dal contagio, però di fatto si riduce in modo drastico, quasi totale, il rischio di ospedalizzazione e ovviamente di aggravamento della malattia. Quindi se noi ci trovassimo in una situazione nella quale tutti i vaccinati e le persone vaccinate di fatto riducono il coronavirus a qualcosa che non prendono, oppure a un banale raffreddore o poco più, è chiaro che avremo risolto il problema della pandemia. Qual è il problema allora adesso? Convincere le persone ad aderire alla campagna vaccinale. Noi adesso abbiamo raggiunto una buona percentuale, stiamo continuando a vaccinare, noi quotidianamente superiamo i target datici a livello nazionale di vaccini da somministrare, quindi ne facciamo di più, anzi potremmo farne ancora di più perché le agende sono superiori rispetto alle prenotazioni. Detto questo, è chiaro che dobbiamo prendere una parte di popolazione che probabilmente ha ancora paura. Che sono i sessantenni, vero, in particolar modo? Anche sessantenni, non solo sessantenni, abbiamo anche popolazione più giovane, anzi, di più popolazione più giovane che non si è ancora vaccinata, ma è chiaro che gli over 60 sono le persone che sono più fragili di fronte al coronavirus. Io consiglio anche alle persone più giovani di farsi il vaccino. Io ho 40 anni, ho fatto il vaccino, doppia dose. Però i figli non lo farebbe? Beh, i figli non possono, hanno 7 anni. Sì, perché sono tanto giovani, sì, chiaro, però sai, quello è diventato il dibattito. Ma secondo lei perché i sessantenni sono un po' più restii? Mi pare sono più restii, la cifra sia del 18%, la percentuale questa mi di pare... Di tutti gli over 60, sì, ma voglio dire... Che non si sono vaccinati. Che ancora non sono vaccinati. Io spero ovviamente che sta crescendo di giorno in giorno l'adesione, ovviamente anche in quella fascia di popolazione, non in modo repentino come all'inizio dell'apertura delle agende, dove abbiamo quella fascia di solito che apriamo, abbiamo una grande partecipazione, ma dopo rallenta, quindi cresce più lentamente. Io mi auguro ovviamente che possa partecipare e noi cerchiamo di continuare ad informare il più possibile dell'importanza della vaccinazione. Voglio dire, non bisogna avere paura, una vaccinazione che ormai è stata somministrata a milioni e milioni di persone nel mondo. Abbiamo molti dati a disposizione, vediamo che funziona bene contro il coronavirus, dobbiamo fidarci della scienza ufficiale e non inseguire invece facili fake news che rischiano di mettere a rischio la salute delle persone. Però continuano, continuano con molte cose, con continueranno, molti confronti. Finché c'è una piccola fascia, io sono convinto che c'è una piccolissima fetta di questi, diciamo, agguerriti sostenitori di fake news antivaccinali. Penso che sia invece una buona fetta di quelli che non sono ancora vaccinati, che ha dei dubbi, che è indecisa, che rimanda. Il vaccino prima lo si fa, prima ci si protegge. E, vabbè, diciamo, lamentano molto il tema delle cure domiciliari adesso in particolar modo, no? Lo fanno da diverso tempo. Ma io domando una cosa, secondo loro c'è qualcuno, dopo degli errori in mezzo a una pandemia si possono fare, figuriamoci, in un virus che non si conosce, parlare dopo è sempre facile, ma secondo voi c'è qualcuno che decideva di divertirsi a lasciare le persone con l'aggravamento della malattia, ospedalizzarle e farle morire? Cioè, voglio dire, qualcuno pensa che ci sia una cupola mondiale che vuole uccidere le persone? Cioè, adesso va bene tutto, ma non siamo in un film, siamo nella vita reale e la vita reale ci ha fatto tutti combattere nella stessa direzione. Ribadisco, degli errori in mezzo a una pandemia si possono fare, un virus che non si conosce ancora del tutto, e quindi è chiaro che bisogna andare delle volte purtroppo per tentativi, ma tutti mirati a salvare più vite possibili. Oggi abbiamo un'arma che è il vaccino, dobbiamo utilizzare quest'arma.
Senta, lei è presidente della conferenza Stato-Regioni da diverso tempo ormai. Il suo collega da qualche mese, insomma, eh? Diverso tempo adesso, da aprile, e De Luca, ho detto, no, il mio obiettivo è sempre coordinare, perché è un ruolo importantissimo, mi ho detto più volte, lei conta più di un ministro, insomma, per essere chiari, dai. De Luca ha fatto un'ordinanza per cui comunque devono mantenere la mascherina all'aperto, lei che ne pensa? Che in Friuli-Venezia Giulia non adotteremo quell'ordinanza, per adesso non ce n'è la necessità, io voglio tornare il più possibile alla normalità per i nostri cittadini, e è chiaro che la campagna vaccinale è uno di quegli strumenti per il ritorno alla normalità, anche in prospettiva, perché adesso noi sappiamo che la situazione che vediamo adesso è un mix tra vaccini ma anche tra la stagionalità, che abbiamo visto anche l'altro anno, è molto utile a contenere il virus. Noi però dobbiamo ricordarci che fra poco arriverà settembre e lo scorso anno abbiamo avuto un'impennata di contagi. Quindi dobbiamo utilizzare questo tempo, diciamo, di tranquillità per vaccinare più persone possibili. Per quello voglio tornare sul fatto che la gente si prenoti, che la gente partecipi alla campagna vaccinale, perché oltretutto il vaccino non è che se uno lo fa il 15 settembre, dal 16 settembre è protetto, sia ben chiaro. Serve il tempo già dalla prima dose, perché incominciano a svilupparsi gli anticorpi, la seconda dose, 15 giorni dalla seconda dose. Per capirci vuol dire, voi pensate, vuol dire un mese e mezzo, quando uno incomincia ad essere realmente protetto. Se uno fa settembre vuol dire che comincia a proteggersi, da metà settembre vuol dire che è protetto a novembre, col virus che già circola. Per quello dico, utilizziamo questo periodo per vaccinarsi. Il problema qual è adesso? I migranti? Come l'anno scorso, perché la quota mi pare incida. È un problema. Oggi, per esempio, su 7 contagi a Trieste, 5 sono di migranti. Su 7, 5. È chiaro che fortunatamente parliamo di numeri bassi. Però intanto mi infastidisce che la nostra valutazione nazionale sulla regione, sul contenimento della pandemia, sia condizionata da persone che entrano irregolarmente. Cioè non solo non è compito della regione, purtroppo, controllare i confini, ma visto che è il nostro compito, chi deve controllarli deve controllarli, perché non solo non li controlla, ma pure ci mettono in conto i contagi tra i migranti. Ma questo è il meno, la cosa che mi preoccupa di più è che sono persone che passano attraverso la rotta balcanica, attraverso paesi dove c'è il rischio appunto che ci siano varianti, che ci siano quindi situazioni pandemiche ben peggiori delle nostre che arrivano nel nostro paese. Noi ovviamente poi facciamo tutto il sequenziamento delle persone che troviamo positive, quindi del virus che hanno, però è chiaro che è una situazione che non aiuta in un momento in cui il paese, la regione, i nostri cittadini hanno vissuto uno stress enorme, le chiusure ed altro, penso che non ci meritiamo l'importazione di nuovo virus. Diciamo, il sequenziamento che lei ha citato è un nodo fondamentale, perché poi si dice che nel nostro paese si faccia poco, ma lì non è il tampone positivo o negativo, è andare a vedere che tipo di virus ha. Sì, noi tamponi ne facciamo moltissimi. È sicuramente importante fare i sequenziamenti, è sicuramente importante però continuare a fare i tamponi. Noi, come sapete, anche dagli ultimi dati siamo la regione che fa più tamponi e che ha meno percentuali di positivi. Anche dagli ultimi 0,31% dati. Visto oggi, no? Oggi, ma in media noi veramente facciamo tanti tamponi come regione. Senta. Quindi questo ci aiuta a isolare subito i focolai. Noi cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile e tenete conto che queste persone, cioè delle prevenzioni, chi fa questo lavoro, sono le stesse che poi fanno i vaccini ed altro. Quindi voi capite, è un impegno enorme che il sistema sanitario regionale e quindi le persone, infermieri, medici, i volontari stanno facendo a beneficio di tutta la popolazione. Però è importante in questo periodo continuare a fare tanti tamponi piuttosto a vuoto, diciamo, cioè che tanti saranno negativi per continuare a controllare. È chiaro che noi facciamo molti tamponi, non le facciamo come quando ne avevamo 1000 casi al giorno, perché chiaramente non siamo nell'ordine di 9-10.000 tamponi al giorno. Siamo ovvio, perché ovviamente noi i tamponi come li facciamo? Non è che prendiamo le persone per strada, fai il tampone, cerchiamo di fare tutto il tracciamento dei contatti e quindi andare a monitorare dove si può essere diffuso il virus. Senta, può essere un argomento tabù, diciamo, soprattutto per un esponente di peso della Lega come lei, però il vaccino ai migranti dovrà diventare tema di dibattito o no? Maggior ragione dopo quei dati che lei ci ha fornito. Guardi, rispetto ai dati che ho fornito servirebbe a poco, perché la gente entra già contagiata. Cioè, non è che risolve il problema dell'entrata della persona contagiata se gli faccio il vaccino, perché è già contagiata prima di entrare. Quindi di fatto quel problema non lo risolve. Se dopo abbiamo disponibilità di vaccinare tutte le persone, io devo dire anche, io penso che l'Europa si debba impegnare a fornire vaccini, quando ovviamente ce ne sarà la disponibilità, a più paesi possibili, perché questa è una battaglia globale e io sono preoccupato soprattutto su come si sviluppa e come cresce il vaccino nei paesi più poveri, perché là il rischio è veramente
che si creino delle situazioni drammatiche per quelle popolazioni e che si sviluppino ulteriori varianti sempre più pericolose. Quindi sono convinto che dobbiamo fare un'alleanza mondiale per fornire il vaccino a tutti. Quindi figuriamoci, per me è necessario vaccinare più persone possibile, ovviamente rispetto alla disponibilità di vaccini. Con i vaccini oggi disponibili riusciamo a garantirlo alla popolazione residente ed è quella che deve avere la priorità in questo momento. Senta, oggi 1° luglio, quindi c'è il Green Pass, quello vero, sì, no, quello europeo. Io ce l'ho già. Ho capito, però, allora, a parte che io non ho ricevuto l'SMS tra un po' una settimana dalla seconda dose. Ma no, sa come deve fare? Ecco, esatto, questo perché secondo me va spiegato un po' le persone. Io ho scaricato l'app Io. O Immuni, io, no? Sì, io ho anche Immuni, ma l'ho fatto tramite Io. Io in automatico arriva il certificato, perché ovviamente il nostro sistema sanitario lo comunica, arriva il certificato verde. Cioè. Quindi non aspetto più l'SMS, diciamo, vado tramite app o sito. Perché questo è il sistema europeo, esatto. Tramite app. Vuole vederlo? Sì, no, non si può far vedere, l'hanno detto tutti, attenzione alle questioni di privacy, il codice QR. Vabbè. Adesso, guardi, io segnalo, perché sennò... Io non ho problemi di privacy per dire che mi sono vaccinato, così, quindi guardi, c'è il... Uno, questa app qua, sì, io. Uno l'apre, uno qua c'è scritto certificazione Covid. E quindi già lei trova quella che è necessaria e valida per l'Europa? È valida per l'Europa, sì, 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 certo. Inserendo i dati della tessera sanitaria? Con un codice certificato? No, no, viene in automatico, uno scarica io. Perché è vero, lo speed e tutto quello. Beh, certo, ho capito, però stiamo parlando anche della popolazione anziana, che già abbiamo visto lo speed no, un po' certo, non aver avuto il successo che forse si immaginava. Però serve questo privilegio in Europa, insomma, ecco, quindi... Senti, i dati del, appunto di questa estate all'inizio, ormai già inoltrata per quanto riguarda il turismo, la confortano, la preoccupano? No, devo dire che sono buoni dati, sempre considerando che siamo comunque in un periodo pandemico, però penso siano buoni dati e mi auguro che possano proseguire per tutta l'estate, perché vuol dire dare una boccata di ossigeno a tutto un comparto che è stato massacrato dalla pandemia, cioè il comparto turistico. Quindi su questo devo dire che sono relativamente ottimista e mi auguro che possa consolidarsi questo trend da quei prossimi mesi. Lei è di quelli che è contento del fatto che il bonus vacanze non, probabilmente non proseguirà, insomma, il cashback sia finito? Guardi, parliamo del bonus vacanze. Sì, sul cashback sicuramente condivido l'opinione del Presidente del Consiglio. Penso che sia una misura poco utile, che non abbia fatto per nulla emergere evasioni o d'altro, e quindi penso che quelle risorse debbano essere utilizzate in primo luogo magari per aiutare le imprese in difficoltà, per favorire investimenti, per favorire posti di lavoro. Quindi non è una, diciamo, una presa di posizione dettata da uno scontro col precedente governo, è una presa di posizione su una scelta del precedente governo, quello Conte, fatto da PD 5 Stelle, che non condivido. E invece il bonus vacanze? Anche il bonus vacanze mi sembra, ma ribadisco, è stato fatto un tentativo, magari era giusto farlo, mi sembra non abbia funzionato moltissimo, quindi è giusto quello che non funziona cercare di fare le correzioni, ma senza colpevolizzare nessuno, soprattutto sul cashback, e penso che da subito si poteva vedere che era qualcosa che non funzionava, è sbagliato anche nel principio. Sul bonus vacanze, evidentemente, non penso invece che quello sia stato sbagliato a priori, si vede però quanto funziona, quanto no, uno corregge legittimamente, non pretendo che uno che governa il paese, ogni scelta è quella perfetta che funzioni, anzi, penso una scelta di responsabilità seria, politica, è quella di dire questo non funziona, correggiamolo, cambiamolo, facciamo qualcosa di nuovo, è legittimo. La porto un attimo su alcuni aspetti di politica, visto che abbiamo citato alcune temi nazionali, non le chiedo tra Conte e Grillo con chi sta ovviamente, però insomma ha seguito tutto questo scontro, perché di fatto è di scontro che si parla. Il paradosso può essere invece che Grillo, che punta a tenersi, diciamo, in mano il partito, adesso la semplifico, abbia lanciato un segnale a Draghi, perché legittimamente si può pensare che Conte, prendendo in mano il Movimento 5 Stelle, potesse, per voglia di rivalsa nei confronti di Draghi, fare il Renzi nei confronti di questo governo. Mi ha seguito forse questo ragionamento? Sì, ma guardi, io però leggendo il post che ha fatto Beppe Grillo per rispondere a Conte, leggendolo io non ho visto la voglia di tenersi in mano un partito, devo dire sinceramente, è un dibattito ovviamente che non mi appassiona, non facendo parte dei 5 Stelle. Però è tenuta del governo probabilmente. Però penso che là ci sia stato, io l'ho visto molto profondo come post, devo dirlo,
e anche con un'analisi intelligente sui valori che i 5 Stelle rappresentavano. E mi sembra che sia un richiamo più che altro a una serietà e coerenza dei 5 Stelle rispetto a quei valori che ha fatto Grillo. E mi è sembrato, e per cui io l'ho apprezzato, devo dire sinceramente, mi sembra, ribadisco, da osservatore esterno e senza voler intromettermi in dibattiti altrui, quindi non mi permetto di dire sto con Grillo, sto con Conte, non mi interessa e non è il mio ruolo, però penso che Grillo sia stato molto profondo e onesto intellettualmente facendo quel post, e devo dire che l'ho apprezzato, ecco, da osservatore esterno, ribadisco. Significa che condivide anche l'inadeguatezza di Conte, detto da Grillo? No, ma mi sembra che condivido il fatto che abbia detto dobbiamo rimettere in discussione che progetto offriamo al Paese più che persona offriamo al Paese. E quindi mi sembra un ragionamento politicamente molto responsabile. Una persona è utile, ma il progetto è indispensabile. E se non c'è un progetto, uno perché deve votare una forza politica? Però la cosa strana è che dicevano in parte tutti e due la stessa cosa. Cioè trovare la competenza, trovare dove andare, trovare che cosa si è da adesso in avanti, perché è diventato di fatto un partito dentro le istituzioni, quindi insomma, è un paradosso. Sì, però mi sembra che Conte Premier, sì, certo. Lei ci ha collaborato, quindi ho lavorato, da governatore. Certo. Con Conte a me sembra che l'interpretazione, almeno ribadisco, data dai mass media, quindi sì, prendetelo con le pinze perché non è che ho parlato con Conte di questo, penso che abbia dato un'impostazione molto più da persona al comando, dicendo ci sono io risolvo i problemi dei 5 Stelle. Grillo invece ha detto non mi interessa chi ci sia, decidiamo cos'è il Movimento 5 Stelle, un'impostazione diversa. Uno ha detto non preoccupatevi, arrivo io, è tutto risolto. E Grillo ha detto non si risolve con una persona ma si risolve con un progetto. Questo mi dà l'occasione insomma di parlare anche della Lega. Negli ultimi giorni è accaduto quello che molti ormai avevano intuito, cioè Fratelli d'Italia almeno nei sondaggi ha superato la Lega. E ora? Ma intanto devo dire, ho visto l'ultimo sondaggio di ieri, in realtà fatto da un'altra società, la Lega è il primo partito, però nazionale, voglio dire, nazionale. Okay. No, la regione dice non si discute. Regionale, beh, lo stato attuale è così, insomma, non, però voglio dire, magari io se guardassi questo dibattito dall'ottica del centro-sinistra proverei un po' di invidia, perché qua c'è la lotta, diciamo, a chi è il primo partito del centro-sinistra in una coalizione vincente. Là invece mi che il problema sia ambire ad essere coalizione vincente, quindi sicuramente siamo privilegiati nel poter fare una competizione interna da prima coalizione. Io sono contento oggettivamente se le forze politiche di centrodestra crescono, mi auguro che tutte crescano sempre di più, dopodiché sia per quanto riguarda la coalizione, sia per quanto riguarda i pesi all'interno delle coalizioni, è ovvio che dovremo aspettare le elezioni politiche, perché alla fine sono i cittadini, non i sondaggi, a decidere chi ha più voti. Cioè non si pone oggi un tema di leadership anche di nuovo nella Lega, Salvini? No, congressi non credo, da fare, non no, fare. Penso, guardi, no, questo lontani, è un dibattito molto lontano dall'ordine del giorno. Noi abbiamo un segretario che si chiama Matteo Salvini e penso che sia da riconoscere la sua capacità. Io voglio ricordare che oggi stiamo discutendo se la Lega è il primo partito, ma stiamo discutendo di un partito che Salvini ha preso in mano al 4%, quindi ha avuto una grande capacità. È ovvio che la Lega paghi nell'essere al governo, era più facile per l'interesse di partito stare all'opposizione, ma Salvini, io penso in modo molto responsabile, ha fatto una scelta, mettere davanti l'interesse del Paese rispetto all'interesse del proprio partito. Stare all'opposizione era molto più facile, diceva quello che andava bene, si diceva bravo, bravo Draghi, quello che andava male diceva avete visto cosa stanno facendo cattivi la maggioranza. È stato molto responsabile Salvini, penso che questo anche in prospettiva verrà premiato dagli elettori. L'alternativa qual era? Avere un governo Draghi dove il peso del centro-sinistra era enorme, dove chi governava era di fatto quasi esclusivamente PD e 5 Stelle, la Lega ha fatto una scelta di essere al governo facendo pesare i suoi numeri e facendo pendere per esempio la bilancia a favore delle imprese, a favore del lavoro, a favore per esempio anche dello sforzo che abbiamo fatto per le riaperture del Paese. Se c'era probabilmente soltanto una maggioranza di fatto quasi esclusivamente, tranne una parte però guida PD e 5 Stelle, probabilmente gli obiettivi che oggi abbiamo raggiunti non ci sarebbero stati.
Però questo centrodestra non trova i candidati, come mai? C'è l'odore, parlo delle grandi città, il rischio di perdere, cosa succede? Noi l'abbiamo trovata in modo molto facile in Friuli-Venezia Giulia, abbiamo due ottimi candidati sindaci a Trieste e a Pordenone, quindi per le grandi città ma anche per i piccoli comuni lo troveremo presto, quindi sono contento di questo. Dalle altre parti penso che sia stata fatta una scelta lungimirante, ovvero quella di aprire il centrodestra a soggetti diversi rispetto a semplicemente uomini di partito, e lo dico da uomo di partito, sia ben chiaro. Però penso che questo sia utile, cioè il centrodestra deve essere un movimento che guarda tutta la società, che sia un'offerta di governo credibile e stabile e che non guardi soltanto al proprio interno. È chiaro che questo è un percorso più difficile ad ostacoli, se prendi una persona di partito, la prendi, si candida, è candidato, arrivederci, se invece vuoi aprire è un percorso più complicato, però penso sia un percorso di grande responsabilità, un percorso che possa offrire al centrodestra in prospettiva anche una capacità di crescita ulteriore a quella che già oggi è nel Paese. E tra l'altro dopo di lei c'è Roberto Di Piazza, quindi poi voglio chiederle un paio di aspetti proprio in merito alla corsa a sindaco qua a Trieste. Diciamo, il progetto di federazione, che lo ricordo ancora una volta, è sostanzialmente unire i gruppi in Parlamento, è un'idea che lei piace, mi sembra di capire, sì. Condivide rispetto al partito unico. Giusto? Sì, guardi, io penso che è chiaro che questi percorsi sono percorsi. Non so cosa porterà la federazione, se porterà un partito unico, se porterà semplicemente la federazione, se porterà lo scioglimento della federazione, non lo so. Però è chiaro che è un percorso che inizia e penso sia importante perché noi dobbiamo tenere compatta il più possibile quello che è il centrodestra. All'interno del governo in questo caso, ovviamente il centrodestra governo, ma mi auguro in prospettiva che nella federazione possa far parte ovviamente anche Fratelli d'Italia e altre forze. Perché? Perché noi dobbiamo arrivare in un modello nel quale il cittadino, quando sceglie all'interno della cabina elettorale chi votare, sappia a cosa serve quel voto. E possa dare una maggioranza, possa dare un governo, questo è chiaro che è combinato disposto, legge elettorale, ma anche la volontà dei partiti di dare un messaggio univoco e avere un progetto univoco. Oggi, io penso nel 2018, questo un po' ripetito anche per il sistema elettorale, non c'è dubbio, ma se io vado a votare, nel 2018 io ho fatto una X e non sapevo cosa serviva quella X. Cioè io sapevo che quella X serviva per far votare, che i 5 Stelle governassero col PD, no. Dopo magari è legittimo, può essere tutto legittimo, però io potrò sapere prima di votare a cosa serve quel voto. Io non penso sia un voto libero, un voto che non è pienamente consapevole. E non è consapevole non perché uno non si informa, ma perché non sa cosa servirà quel voto, perché dopo le elezioni succede di tutto in questo paese. Invece io penso serve a chiarezza, e mi auguro che un processo del genere possa venire anche nel centro-sinistra, sia ben chiaro, dove si creano due grandi coalizioni, federazioni, uno di centrodestra, uno di centrosinistra, e i cittadini possono votare, sanno che se voto uno vince uno, se voto l'altro vince l'altro, ma quello è. Altrimenti veramente siamo un paese nel quale il cittadino conta sempre di meno, anche in un momento democraticamente così importante che è quello del voto. Sì, però allora c'era anche il patto anti-inciuccio, no? Che vi fece firmare Fratelli d'Italia, poi aveva il tema anche dell'autonomia per quanto riguarda il Veneto e poi voi siete andati al governo con Draghi, questo no? Sì, ma l'alternativa, beh, cosa vuol dire questo? Questo è stato un governo di emergenza nazionale, l'alternativa era semplicemente far fare un governo soltanto alla sinistra, è chiaro che quello è un problema, ma allora esiste un problema allora di chiarezza elettorale, un governo di legge elettorale, un governo anche di coerenza all'interno delle coalizioni. La federazione va proprio in quella direzione. Il paradosso al quale volevo portarla infatti era questo, cioè lei vorrebbe per esempio anticipare questa federazione in consiglio regionale da Friuli-Venezia Giulia? Beh, ma se ci stanno tutti va benissimo, figuriamoci. Ma va benissimo. La proposta, cioè, un dibattito è una cosa adesso? Allo stato attuale non c'è, ecco. Allo stato attuale stiamo vedendo anche l'evolversi a livello nazionale ovviamente della federazione. Ecco, una volta diciamo attuata la federazione in Parlamento a Roma, a lei piacerebbe che ci fosse una federazione anche nei gruppi, guardi, in Friuli-Venezia Giulia? Guardi, io penso che sia un percorso assolutamente utile. È chiaro che a Roma lo vedo indispensabile, perché il coordinamento all'interno di una maggioranza d'emergenza, che non è una maggioranza politica del centrodestra, è fondamentale. Qui abbiamo lavorato bene fino adesso anche senza federazione, perché siamo una coalizione compatta, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Progetto FVG sono dei gruppi compatti. Però tutto quello che porta ad unire di più la coalizione, a tenerla più insieme, io la vedo con favore. Senta, quindi la legge elettorale alla fine in questa regione la vuole cambiare?
Facemmo un confronto su questo qualche mese fa, esatto, ormai. E le ribadisco che io fin dall'inizio penso che l'esecutivo della regione non debba entrare a pie pari nella legge elettorale. Io ho sempre fatto presente però altrettanto, ma ribadisco, nella libertà di voto del Consiglio, che penso sia una materia prettamente di Consiglio questo, vabbè, quindi per me non è un Presidente, progetto elettorale. Dai, cioè, se lei dice una cosa da un indirizzo... Io non voglio dare un indirizzo, è una scelta. Io penso che non voglio intromettermi in questo e non può essere ovviamente una battaglia dell'esecutivo questo o un obiettivo dell'esecutivo questo. Penso che se possiamo anche in questo caso riuscire a fare una legge elettorale che possa rappresentare al meglio la volontà dei cittadini nel sistema elettorale sia utile, posso dirlo. E per me è un problema qual è? Ma ribadisco da studioso dei processi politici, non da Presidente della Regione, qui abbiamo una situazione particolare dove chi esprime la preferenza in questa regione sono circa il 20-25% dell'elettorato. Cioè chi scrive un nome? Chi scrive un nome. Il 75% non lo scrive. Il 25% determina cosa vota di fatto il 75%. È un problema. Chi non scrive il voto? Chi non scrive la preferenza? La domanda che le faccio a lei da cittadino qual è? Si affida al 25% di cittadini che non sa chi siano, che mettono una preferenza e non sanno quale preferenza mettono, oppure si affidano alla forza politica che votano? Sì, ho capito Presidente, allora diciamo, se traduco il suo pensiero è quello del listino. No, noi dobbiamo trovare un sistema nel quale... Cioè che i nomi mettete voi a scalare... No, io sono contrario a questo. I listini bloccati io sono contrario, se ben chiaro. Io vedo un sistema nel quale, ma ripeto, non è che lo vedo... E non so darle una risposta adesso, perché non mi sono interessato e penso sia materia del Consiglio, però mi piacerebbe un sistema nel quale anche il 75% in qualche modo possa esprimere o una preferenza o se non l'esprime dire benissimo allora scegli te, ma la forza più che vota, però mi sembra sbagliato dire che questi qua siano una minoranza di persone che non può votare. Qual è la soluzione? Non lo so, non ci ho pensato e sicuramente una soluzione la si può trovare, perché ripeto, non penso sia il ruolo dell'esecutivo, però secondo me esiste un problema democratico nel quale il 75% che non esprime la preferenza è condizionato dal 25% che la mette, o troviamo un sistema nel quale tutti esprimono la preferenza, o incentiviamo tutti a esprimere la preferenza, oppure un altro, però in qualche modo dobbiamo intervenire, secondo me. Ma ribadisco, non è una riflessione della Presidente della Regione, ma di chi ha fatto anche 10 anni in Parlamento e anche questo in Parlamento l'avevo sottolineato. E, altrimenti rischiamo che poche persone decidano per tutti. Ma lei cosa ha capito? Draghi resta fino a fine mandato? Parlamento lo legge capo dello Stato? Io penso che oggi abbiamo un ottimo Presidente del Consiglio, fin quando lui continuerà a fare il Presidente del Consiglio sarò contento. Presidente, io ricordo molto bene una Pontida, una delle prime da governatore, cui si scagliò molto duramente su determinate politiche. Cioè, oggi il dibattito è quello del DDL Zan. Che pensa, in origine e secondo lei come finisce? Penso che sia che purtroppo venga utilizzato come scalpo politico da portare alle elezioni d'ottobre da parte della sinistra. E allora perché è passato alla Camera? Appunto, l'hanno votato loro, non abbiamo mica votato noi. Loro vogliono utilizzarlo come scalpo, portare là e dire avete visto cosa abbiamo fatto, senza in realtà andare a garantire più diritti o più tutele a chi viene discriminato. Questo lo dico perché altrimenti con le proposte di modifica fatte dalla Lega avrebbero semplicemente dovuto dire sì, perfetto, possiamo approvarlo. Non vogliono e vogliono andare invece a uno scontro, perché ovviamente lo scontro è mediaticamente più forte e dà maggiore visibilità al centro-sinistra. Voglio ricordare che in questo DDL ci sono delle criticità importanti. Uno, si mette in discussione la libertà di opinione. Secondo, si fa anche queste politiche gender nelle scuole, che io voglio ricordare a Trieste è stata sperimentata la politica, il gioco del rispetto. Dove i bambini venivano fatti vestire da principesse e le bambine da cavaliere, dai 3 a 6 anni. È un giorno però, vi dicono, prego. Il 17 maggio. No, ci sono anche dopo dei finanziamenti per tutte le politiche nelle scuole. Voi capite che quindi queste cose sono due criticità. Se noi invece aumentiamo le pene per chi effettivamente rischia un altro, è un altro discorso. Ma se invece si mette in mezzo tutto questo, ecco, diventa un problema. Cioè il principio è giusto? Ma l'aggravante? Guardi, io penso che tutelare chi è discriminato sia giusto. E colpire chi discrimina. Sicuramente, perché per me è una follia discriminare una persona rispetto alle preferenze sessuali che ha,
uno ha una dignità in quanto persona, una persona non la distingue rispetto alle preferenze personali e sessuali, ma di più le dico, io penso che siano da tutelare tutte le discriminazioni. Purtroppo a me segnalano anche, e vedo, e leggiamo anche i casi purtroppo sui giornali, anche ragazzini che vengono discriminati per difetti fisici o per altro. Guardate che questo è insopportabile, sono cose che dobbiamo combattere anche culturalmente. Non pensiamo che avendo risolto, e purtroppo penso non si risolverà mai perché gli imbecilli ci sono sempre, ma anche se idealmente risolvessimo le discriminazioni per orientamento sessuale, che sono una follia, non ci sia da affrontare anche tutte le discriminazioni che non sono per orientamenti sessuali, ma sono per il colore della pelle, sono per difetti fisici. Quella è chiaro che sono da combattere, sia ben chiaro. Però non dobbiamo farlo utilizzando la ramazza del convenienza partitica. Ma loro dicono che fate lo stesso voi, cioè anche voi oggi vi opponete così sonoramente per la visibilità. Ma quali visibilità? Noi abbiamo portato dei temi concreti, non mi sembra che siamo andati nelle piazze a urlare. Abbiamo portato dei temi concreti, dei problemi che ci sono in questo DDL, dei problemi addirittura costituzionali. E se permette, ho visto anche un dibattito dove sono intervenuti tutti. In materie così delicate che riguardano la libertà di pensiero delle persone, io penso che sia da fare una riflessione profonda e agire con estrema intelligenza e attenzione. Non possiamo pensare che i nuovi legislatori diventino influencer o i blogger, perché questo, o rapper, perché questo oggettivamente diventa paradossale per un paese con la storia democratica italiana. Senta, le ultime due battute sono legate alla campagna elettorale. La prima, adesso avete un oppositore, almeno principale definito così, che è Francesco Russo, ufficialmente ha sciolto la riserva e si candida. Qual è il suo commento? Faccio in bocca al lupo, chiunque si candidi a governare una città, io lo guardo con rispetto, sia ben chiaro. Dopo mi auguro che venga confermato l'ottima amministrazione del sindaco di Piazza, penso che la Lega abbia dato un importante contributo a questa amministrazione regionale, penso che i cittadini si siano resi conto della grande svolta che c'è stata anche rispetto alle precedenti amministrazioni da parte del sindaco di Piazza, da parte della Lega al governo di questa città, ne vado orgoglioso, lo difenderò in campagna elettorale, ma porterò sempre rispetto per chiunque si candidi a sindaco e voglia competere. La seconda cosa è Muggia, ma tanto non mi dice nulla. Oh, e ribadisco, scelto, io non sono non c'entra nulla, lei non sa nulla della Lega. È il presidente, lei capito, il leader. Ma io faccio il presidente della regione, non bene, faccio il segretario della Lega, aspetta i segretari trovare gli accordi per i candidati sindaci. E allora una cosa me la dice, la lista del presidente si fa, vero? Quando sarà ricandidato? Io penso che se la coalizione mi sceglierà per presidente. Questo lo deve dire. Questo lo deve dire la Voglio essere corretto verso tutti. Io penso sarà molto utile una lista del presidente. Quindi una lista col suo nome. È vero che c'è la fila per essere nella lista del presidente? Sono contento che la lista Fedriga sia attrattiva, perché vuol dire che la gente sta apprezzando il lavoro che stiamo facendo in regione, ce la stiamo mettendo tutta con mille difficoltà e anche con mille errori, non c'è dubbio, io quando vedo un errore cerco di correggerlo, non di dire ho ragione a prescindere, però spero che vedano l'impegno che ci mettiamo e penso che i risultati in Friuli-Venezia Giulia si vedono, sono stati presentati i dati sulla disoccupazione, siamo l'unica regione che tiene a livello italiano. I dati sul PIL perdiamo meno rispetto a livello italiano, sicuramente in una situazione difficile quella pandemica, ma vuol dire che il sistema regionale, sicuramente per merito delle grandi imprese che continuano a crederci, ma anche per le iniziative che ha preso la regione, dagli sgravi fiscali agli aiuti alle imprese, agli aiuti ai lavoratori, sono state utili soprattutto in un momento difficile. A lei spaventa lo sblocco dei licenziamenti che adesso è parziale, comunque insomma l'accordo c'è? Però avete anche voi diffuso i dati del rischio 6.000 persone, esatto, in questa regione. Però abbiamo detto anche che metteremo in campo tutte le misure regionali per tutelare il più possibile. Io penso che in questo paese sia necessario, l'ho detto anche in qualità di presidente della conferenza delle regioni italiane, mettere in campo anche una seria riflessione sulla revisione degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. Io penso non sia più accettabile che ci sia un'offerta di lavoro, una richiesta di lavoro è che queste due non si concilino, cioè continuiamo ad avere aziende che cercano lavoratori e lavoratori che cercano lavoro, ma non riusciamo a mettere insieme queste due cose, non è possibile. Quindi noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo iniziato questo percorso in modo importante, penso alla formazione che facciamo rispetto alle richieste delle aziende, attiviamo in 48 ore un corso noi,
Diamo l'incentivo alle aziende non per dargli il reddito di cittadinanza, ma per far prendere, assumere le persone. Quindi noi diciamo all'azienda: hai un contributo se tu dai un futuro lavorativo a un cittadino che magari è stato formato sempre dalla regione. È un processo virtuoso, questo dobbiamo spingerlo a livello nazionale, perché noi dobbiamo mettere insieme domanda e offerta. Presidente, l'ultimo aspetto davvero che le chiedo è una curiosità. Lei è di quelli che non condivide l'idea della finale dell'Europeo a Wembley con tutte quelle persone? Io spero che... Una partita impossibile ormai, dai, perché alla fine... No, oggettivamente è difficile. L'UEFA ha detto già che sarà lì. Sì, certo. No, però penso sia anche una situazione difficile, perché è chiaro che in Inghilterra in questo momento c'è una forte diffusione del virus. Fortunatamente, e questo ribadisco mi conforta, un bassissimo aumento di ospedalizzazioni e soprattutto in terapie intensive, quindi vuol dire che i vaccini stanno funzionando bene. Però è chiaro, voi pensate, se il virus comincia a girare invece in territori dove la vaccinazione è meno sviluppata rispetto a quella inglese, rischiamo ovviamente di avere delle conseguenze molto negative. Io guardo con grande ammirazione il popolo inglese, che ha combattuto anche il virus, hanno fatto un'ottima campagna vaccinale, stanno continuando ad andare sulle seconde dosi. Detto questo, però usiamo la cautela in questo momento, perché non possiamo permetterci di dover richiudere, e io questo non lo posso accettare ovviamente. Va bene, Presidente, dopo di lei c'è il Sindaco di Piazza, per l'ultima puntata diciamo dedicata a voi. Il vice sindaco secondo lei deve essere della Lega ancora prossimo? Beh, mi auguro che sia della Lega, perché penso che i vice sindaci della Lega, da Pierpaolo Roberti a Paolo Polidori, abbiano fatto bene, abbiano dato un ottimo contributo all'amministrazione comunale. Penso che Di Piazza sia un ottimo sindaco, e stiamo facendo dei grandi progetti insieme, e stiamo lavorando insieme veramente sentendoci spessissimo, facendo squadra. Questo penso sia la cosa bella delle istituzioni, e penso che quello siamo riusciti a farlo insieme, non soltanto tra comune e regione, penso all'autorità di sistema portuale, ma dove in questa città si sta lavorando insieme, finalmente si lavora insieme, non c'è uno scontro, ma tutti remano nella stessa direzione. Grazie Presidente Massimiliano Federica. Grazie a voi. E allora, come anticipato, adesso siamo insieme al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Beh, insomma, l'aveva detto, fatto capire varie volte, Inga le ultime volte. Tripkovic, è fatta? Sono stati mesi complicati, difficili, ma insomma ce l'abbiamo fatto. Abbiamo parlato con Roma, abbiamo avuto tanti contatti. Però quella che dobbiamo ringraziare è la sovrintendente, la dottoressa Bonomi, che ha fatto lei Questo atto, non tanto per dirvi le motivazioni, parlando con ai cittadini, no? Il decreto del Ministro della Cultura, la rimozione del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale è caduto, e in quanto non sussistono più i presupposti per l'assoggettamento alle disposizioni di tutela contenute nel decreto legislativo 42 del 2004. Beh, è una bella cosa, adesso parliamoci chiaro. Quindi non c'è più il vincolo. Parliamoci chiaro, era brutta quella cosa, e lo aveva decretato anche la gente con 70 e 30, mi sembra il sondaggio. Ogni mattina quando arrivo da Barcola in centro, ormai le rive, tutta la città si presenta in una certa maniera, quella piazza è venuta anche molto bene, buttiamo giù questa benedetta sala, poi piena di amianto, con tanti problemi. Adesso stanno preparando il progetto per fare la gara per la demolizione, e cerchiamo di andare avanti prima possibile, non vedo l'ora di dare una picconata. Però, di fare che? Di dare una picconata. Infatti, una perché, picconata. No, perché... Quando darà questa picconata? Cioè ci sarà secondo lei una previsione? Allora, le risorse ci sono state stanziate. Adesso, cioè ha già accantonato una cifra? Avevo già accantonato una cifra. 600.000 euro Per l'abbattimento. E pensiamo progetto, calcolo un mese, mettici un mese per la gara, un paio di mesi potrebbero essere sufficienti per cominciare il lavoro. Vabbè, insomma, diciamo, per questa picconata che sarebbe simbolica del suo obiettivo. Anche perché poi si apre
come ha detto, mi ha fatto piacere oggi la Morena. Stavo per chiederle proprio questo. A te, che ha detto, beh, insomma, lei era una battagliera, ha detto, beh, contraria, va bene, va bene, facciamo una bella piazza. Secondo me, parlando ai miei concittadini, sono convinto che diventerà una delle più belle piazze Trieste. Sì, però... perché Palazzo Panfili da una parte, gli altri palazzi dall'altra, la stazione, poi l'ingresso del Porto Vecchio, il portale, non male. Sì, non le ha detto piazza, cioè che ci sia tanto verde, questo ma le sì, ricorda. Ma metteremo, ma guarda, adesso è arrivato Keeper, che mi fa impazzire perché veramente l'archistar. Il Porto Vecchio, l'archistar, diventerà un bosco urbano. Vedrete, è una cosa fantastica, è uno che ha le idee molto chiare. Ho letto qualcosa sui binari, sì. Purtroppo, cari concittadini, che sono pericolosi ancora, sono gli binari stati vincolati. Adesso ho provato a mettere un po' di asfalto sopra, ma siccome con queste temperature i binari scottano, addirittura scottano, è chiaro che come mettiamo il catrame si scioglie tutto, no? Questa è la realtà. Appena raffredderà un po', butteremo sopra del catrame. Adesso comunque il progetto è di 10 milioni che partirà dal portale e porterà via tutti quei binari, anche perché anche l'altro giorno è caduto anche Melon Andrea, che è con me nel CDA del Verdi, con la bicicletta ovviamente. Però quello che mi ha fatto piacere stasera venendo qua, Ferdinando, ci sono centinaia di ragazzi e di ragazzi che fanno ginnastica, che fanno la zumba, hanno già preso possesso del Porto Vecchio. Quella è la cosa più bella, ma è una cosa fantastica. L'altro giorno mi sono fermato con loro, tutti che fanno queste cose, è una cosa molto bella. La mattina, tu vai stamattina alle 7, c'era pieno di gente che corre. Sì, sì, no, è stato conquistato come territorio. E il tram? Guarda, chiedono il tram. Poi stanno lavorando, insomma, un cantiere enorme, hanno cambiato praticamente tutte le traversine, stanno mettendo binari, insomma. Ma questa volta è inutile, tutte le volte le previsioni purtroppo sono state disattese. Quindi resta dell'idea di non dare data. Il problema è questo, no? Uno ha vinto la galleria di Montebello, una ditta di Benevento. Abbiamo consegnato il cantiere 6 mesi fa, poi gli abbiamo mandato le lettere di diffida. L'altro giorno, che scadeva il termine, per proprio l'ultimo termine, alle 19 di sera sono arrivati i documenti. Adesso è chiaro che li abbiamo minacciati. Ma li fanno, partono o no questi lavori? Loro dicono che adesso partono. E se non partono? Se non partono, il secondo è Rizzani Decker, che è arrivato secondo, che dovrebbe subentrare a questi. E quando fai le gare, come in tutte le cose, puoi avere la fortuna. Per esempio, Roiano, abbiamo avuto una fortuna perché ha vinto una ditta splendida che sta facendo un lavoro incredibile, parlo della piazza, e invece dall'altra parte sono questi che sono arrivati qua a parole. Poi, per dire la verità, il titolare ha avuto un problema fisico e il direttore tecnico si è licenziato. Anche questo succede nelle aziende, certo. Adesso comunque hanno detto che in pochi, stamattina ho parlato con Fantini, che è l'ingegnere che si occupa di questo, e l'ultimo avviso: se entro 10 giorni, 2 settimane non partono i lavori di galleria Piazza Foraggi, passi lunghi e ben distesi, avvocati ne abbiamo tanti, però quanto tempo passa ancora. Ho capito, vi dicono la gara, allora va scritta in maniera differente. Se abbiamo 57 miliardi in Italia di opere ferme, 57 miliardi, ci sarà una motivazione, no? Ed è questa. Se, mi sembra, il 3 luglio, sabato, inaugureremo l'interramento acquario a Muggia. No? A Muggia, sì. Sai quando ho fatto... L'hanno invitata, certo, da sindaco. Certo, sì. Certo. Sai quando abbiamo interrato l'acquario? Nel 1998. E lo inauguriamo... Nel 3 luglio, sì, del 21. Allora fai 21 più 2, 23 anni fa. Questo è il paese. E però non ci arrendiamo. L'importante è non arrendersi. Spiego ai cittadini: lunedì ero via da casa 19 ore, martedì ero via da casa 15. Continuo a fare le mie battaglie e non mi arrendo, malgrado e nonostante la burocrazia. No, ma c'era anche il tema del piano particolarizzato, qua arriviamo. Sul piano particolarizzato vorrei essere... Sì, dopo ci arriviamo, però poi le dicono: non può dare la colpa alla burocrazia, no? Gliel'ha detto Russo settimana scorsa su quella sedia lì: il sindaco non può dare sempre colpa alla burocrazia. No, ma io ho detto, no, difatti non do colpa, ho detto nonostante la burocrazia.
Allora, se uno ti dice così, dimmi perché abbiamo messo 23 anni per sbloccare la piazza di Roiano? Perché uno voleva giocarsi? O secondo te perché l'iter era talmente lungo e complicato e difficile? O quando ti dicono un ingegnere ha fatto la gara e poi bisogna fare la gara per la validazione di quello del progetto che ha fatto l'altro ingegnere, e questo è il codice degli appalti, ma non per questo che non ho fatto centinaia di opere, ti ricordo la grande viabilità, piscine, ospedali. Sai, Ferdinando, l'altra volta ho visto piscine. Quando ero ragazzino, giocavo a San Giovanni e mi dicevano che dove c'era il galoppatoio degli austriaci dovevano fare una piscina. Avevo 8 anni. Sai chi ha realizzato quella piscina dopo? Io, a 50 però anni, no? Cioè 50 anni dopo ho realizzato quello che doveva essere. Questo è il paese. Dopo, ripeto, i 57 miliardi di opere che non sono mai partite in questo paese. No, infatti Draghi ha messo 56 commissari. Però, con una punta d'orgoglio, ho cambiato questa città, voglio continuare a cambiare questa città, continuo a dire sempre che quando sono arrivato, che tu non conoscevi ancora Trieste, davanti al Teatro Verdi c'era un distributore di benzina e un parcheggio, e la prendo come una punta d'orgoglio, insomma, no? E dopo naturalmente abbiamo cambiato moltissimo di questa città e molto ancora cambieremo. Allora, l'altra, diciamo, tra le ultime novità è quella che Francesco Russo ha ufficializzato, no, la corsa a sindaco, quindi sarà il suo principale avversario in questa corsa. So che lei ha detto ci beviamo una bottiglia insieme, l'avete bevuta, no, vi siete visti. Quando ha ufficializzato che ha risolto il suo problema fisico, sì. Beh, insomma, io sono, è un problema di uomini, no? Io l'ho chiamato e gli ho fatto la mia. Dopo naturalmente c'era lo scontro, non so quanti ne abbiamo, 12, 13 di candidati sindaci. Abbiamo perso il conto ormai. Ecco, devono correre, poi alla fine rimarrà uno di questi che probabilmente sarà il candidato del PD, e a questo punto ci confronteremo. E dopo è una cosa bellissima, perché come diceva prima il presidente Fedriga, quando vai a votare per le politiche non sai per chi voti, mentre il sindaco sai per chi voti, o voti per Di Piazza o voti per l'altro. È finalmente verrà demolita la Tripkovic, le scrivono. Russo però ha inanellato una serie di cose che secondo lui sono incompiute, e la Galleria Foraggi l'ha messa tra queste. Mi risponderà. Dicevo. Però qui scrivono, no, le gare le fate voi, che è un po' la domanda che le facevo io prima, è il centrodestra che fa le gare, scrive le gare, il bando, e quindi andrebbe scritto diversamente per evitare sorprese. Chi ha detto questo proprio non i problemi, purtroppo tutti i comuni sono un macello. Io difendo ad oltranza i miei uffici che mi hanno consentito, cari concittadini, di fare il sindaco per 20 anni senza avere mai un abuso dati d'ufficio. Non voglio neanche parlare di altre cose, neanche un abuso dati d'ufficio, per cui io diffonderò sempre i miei uomini e le mie donne dei miei uffici che mi hanno portato fino a qua. Hanno sempre fatto le cose al meglio, senza avere problemi con la Corte dei Conti, senza avere problemi giudiziari. Dopo ci sono le regole, ripeto, il codice degli appalti, ma non lo dico io. Ogni giorno lo legge anche sulla stampa, andrebbe cambiato probabilmente, nel senso che il mio problema non è ieri, il mio problema è domani quando arriveranno i 209 miliardi del Recovery Fund. Ma chi sarà capace se non fanno commissari i sindaci? Difatti abbiamo scritto a Draghi, fate i sindaci commissari sulle grandi opere, ovviamente non sul marciapiede o sull'asfaltatura della strada che andiamo avanti in automatico, ma sulle grandi opere ci deve essere un sindaco che chiama una conferenza di servizi, dice chi è contrario, chi è favorevole, andiamo avanti. No? L'altra accusa, anche se un piano, diciamo una proposta l'ha fatta anche lì Francesco Russo, che è quella della raccolta firme. Vabbè, la piscina in Porto Vecchio ottima per gente, scusami Massimo, me lo fai rivedere che vorrei leggerlo insieme al sindaco. La piscina in Porto Vecchio è ottima, però dov'è? Per gente sana, ma dove vanno gli invalidi? Loro non praticano, non so, dove vanno gli invalidi? Cioè il tema è manca la terapia. Aspetti. Spieghiamo su questa che stiamo facendo, come avete visto, tutto il Porto Vecchio non ci saranno marciapiedi.
il Porto Vecchio è tutto a un livello e non ci saranno marciapiedi, parlando di persone varie, parliamo certo, per le persone che hanno barriere architettoniche di deambulazione. Il problema della piscina, come andranno proprio in quella piscina come andavano prima nella terapeutica, che poi vedremo, prima o dopo verrà tolto il sequestro a quella piscina, andremo dentro e vedremo la vecchia piscina anche terapeutica, se è il caso di aggiustarla meno ci confronteremo con la popolazione. Intanto siamo andati avanti con l'altra, ormai la dottoressa Bonomi ha dato il benestare sul progetto che è stato presentato, per cui siamo in una fase molto positiva. In Porto Vecchio. In Porto Vecchio. Però se una colpa ce l'avete è quella di non aver trovato una soluzione immediata? C'era le possibilità? Ma non ti voglio dirò, tornare alla Bianchi ti perché dirò, abbiamo ti dirò, 50 volte. Ti dirò, una soluzione immediata: con la pandemia le piscine erano chiuse da un anno e mezzo, tanto per chiarirci una volta per tutte. Comunque sarebbe stata chiusa, giusto? Nel senso che se anche avessimo messo in piedi qualsiasi cosa, per un anno e mezzo non si poteva andare nelle piscine, giusto? Certo. E questa era la realtà. Per cui insomma stamattina ero su ad Altura, che invece hanno fatto un lavoro straordinario con dei ragazzi meravigliosi, e con... pensa che c'è un goriziano che porta 4 volte alla settimana il figlio da Gorizia ad allenarsi ad Altura. Beh, belle queste cose, eh? Queste sono le cose che mi fanno piacere. Senta, va bene, una battuta invece su una cosa che abbiamo raccontato questa sera nel telegiornale, che è la rissa dei giorni scorsi. Cioè, c'è un problema di violenza? C'è. Dopo quello che è successo a Torino. Quando eravamo ragazzi noi, una scazzottata. Adesso girano coltelli, c'è il problema di base, cari concittadini, che gira troppa droga, questa è la realtà. Una volta non esisteva, io non ho mai fumato neanche un spinello in vita mia, purtroppo adesso gira droga. Quando sei alterato dall'alcol e dalla droga, noi non avevamo né alcol né droga, perché non avevamo soldi per l'alcol, di droga non esisteva in quella volta, invece purtroppo adesso c'è un uso smodato di prodotti, e indubbiamente questo non va bene. E dopo naturalmente c'è un problema culturale, sai, certe persone che girano col coltello, che arrivano, anche questi che arrivano da lontano, qualche volta li abbiamo presi col coltello in tasca, una volta sul Molo Audace abbiamo trovato un sacco di coltelli, è arrivata la polizia, li hanno gettati lì dove ci sono gli alberi. È un problema, e dopo naturalmente minorenni, no? Perché hai visto che quei kosovari erano minorenni, adesso abbiamo 3-4 bar sotto tiro con la polizia perché c'è uno smercio fortissimo di sostanze stupefacenti, e bisogna aumentare. Siamo riusciti comunque, dammi atto, per esempio in via Torino abbiamo messo questi ragazzi, non succede nulla, hai visto? Anche l'altra sera che eravamo fuori è venuto su, che San Giuliano, il direttore della RAI, ha fatto un bellissimo servizio sulla città di RAI 2, e abbiamo girato con Andrea Romoli, il figlio di Ettore, sì, che lui lavora, e siamo andati in giro per la città, insomma la città era tranquilla e con tanti ragazzi, però perché quell'idea di concedere a tutti il suolo pubblico a titolo gratuito ha pagato in maniera incredibile, tutti hanno messo sedie dappertutto, ed è un piacere. Devo dire la verità, è un piacere in questo momento girare per la città così. Dopo, naturalmente, i quattro cretini li abbiamo sempre. Allora, ci fermiamo pochi istanti, poi ancora una mezz'ora insieme al sindaco di Piazza, molte cose, ricominceremo dal piano particolareggiato per spiegarlo ancora una volta. Sì. C'è stato un... quante ore? 16? L'altro giorno in Consiglio Comunale? No, mi hanno tenuto fino a fino a mezzanotte, ma quello che mi ha dato fastidio, il piano particolareggiato, cari concittadini, abbiamo votato mesi fa gli indirizzi all'unanimità, ma non l'ha mica fatto la politica, lo hanno fatto gli uffici, sono là gli uffici dopo 40 anni. Cioè la politica dopo gli indirizzi loro. Noi abbiamo votato all'unanimità, destra e sinistra, gli indirizzi, poi gli uffici hanno fatto il piano, arriviamo là, pensa, su 50 votazioni hanno fatto l'intervento su ogni votazione e siamo arrivati a mezzanotte. Ero via da casa dalla mattina all'alba, che mi sono alzato perché sai, lunedì è una giornata complicata, e poi mi sento dire da Barbo una frase tipo non mi... avvilente, ecco. Aspetti, da questo ricominciamo subito dopo la pubblicità, perché so che c'è stata tensione in Consiglio Comunale. A tra poco.
Allora, torniamo in diretta con il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Dunque, l'altra sera è stata una bella battaglia. Il progetto della fiera è fermo, sono passati 6 anni. Beh, sono qua 5, la vedo dura che sia passati 6, però insomma. Vabbè, ho capito. No, io sono 5. No, ok, adesso. 5 è qualcosa perché siamo un po' in ritardo rispetto alla scadenza. Sono passati 6. Allora, ringraziamo il buon Dio che Mosser, l'austriaco, ha comprato la fiera. Allora volevo dirti, dopo naturalmente, c'è l'iter, che iter c'è, fammi sentire. Cos'è? No, per arrivare ai lavori l'iter è quello che dicevi prima. È quello della gara. Burocratico. Burocratico. Ragazzi, ma in questo caso non è competenza del comune perché oltre i 1500 metri è competenza regionale. Questa è la realtà, ragazzi miei. E allora devono aspettare il piano particolareggiato e questo e quest'altro. Royano e Grignano, che è demanio regionale, 3 milioni ha messo la Serracchiani, un paio di milioni ha messo Fedriga, sono passati gli anni, fatto il progetto, adesso partiranno. Sì, sì. Ho preso l'ascensore, giusto? No, faranno anche un ascensore, ma hai visto che anche a Barco l'abbiamo tolto tutti, perché il problema del pino d'Aleppo è quello delle radici. Hai visto a Barco come abbiamo trovato? Le acinturate, ho trovato, ho trovato la soluzione, abbiamo messo sopra un cemento, qualcosa che passa anche l'acqua. Speriamo che non vadano più a cercare l'aria, perché se li metti in campagna non vanno a cercare con le radici l'aria. Se li asfalti attorno vanno a cercare l'aria con le radici. Hai visto cosa avevano fatto a Barcola, dove abiti tu? Rivogliamo il tram di Opicina, più fatti e meno chiacchiere, grazie. Però sono qui una data. Beh, il tram di Opicina, basta che andate a camminare, cari concittadini, vi rendete conto dell'enorme opera che stanno facendo, prima o dopo la finiranno. Esatto, senta. Quindi, si parlava del piano particolare. Sì, volevo arrivare proprio a quello. Allora, dopo la palestra di San Giovanni, le chiedono. Dopo 43 anni, dopo 43 anni dal 70. Si approva il nuovo piano particolare. Allora io pensavo che un conto è sulla politica, no? Perché uno dice, se fai un discorso politico, allora è giusto che sia una posizione. Ma sul piano particolareggiato del centro storico, cari concittadini, che la città aspettava dal 1978, c'era ancora il piano Semeraneo, tanto per dirti, col piano particolareggiato del centro storico, se prima il Carciotti potevi fare un restauro conservativo, adesso finalmente potrai aprire il Carciotti e fare un restauro all'interno destinato a quello che vuoi fare. Vuoi fare alloggi, vuoi fare residence, vuoi fare albergo, capisci? Prima non si poteva fare. E come potevi vendere una cosa se uno poi era condizionato sul fare? E naturalmente invece ho trovato questo scontro in aula, perché ci sono le elezioni, naturalmente solo per questo, e allora dopo la famosa frase che ha detto... avvilente, barbo del PD. E allora lui che ha fatto un intervento su ogni punto, allora gli ho detto che lui è stato avvilente, e lì si è scatenata la bagarre, anche perché erano tutti stanchi, senza aria condizionata, perché la legge adesso non ci consente di aprire l'aria condizionata se non hai i filtri, eccetera, eccetera. E allora si sono scatenati, ma insomma fa parte del gioco. Beh, bisogna mettere i filtri però, sindaco, allora. Come? Bisogna mettere tutti i filtri, perché sennò è risistemata l'aula. Sì, ma oppure... Ha fatto fare il consiglio comunale al caldo perché si sbrigassero. No, il problema è che le leggi non ci consentivano, cioè il segretario generale Lorenzuto ha detto non si può accendere perché andiamo fuori legge, perché gli impianti non sono a norma con quelle che sono le nuove normative. Anche abbiamo aperto le finestre e abbiamo fatto il consiglio comunale. Però parliamo ai cittadini. Abbiamo il nuovo piano particolareggiato del centro storico, che è una cosa fantastica, secondo la mia opinione. Bene, mi hanno parlato più volte, insomma, anche queste settimane. C'è un aspetto, qua parlano del nuovo impianto, definito laminatoio a Muggia, no? Quel grande progetto. Però prima di questo, perché c'è un grande dibattito su questo, è una preoccupazione. Secondo me, forse mi sbaglierò, però questa campagna elettorale probabilmente si giocherà, non avendo più appunto la ferriera, come citava via SMS qualcuno, cioè non avendo l'area a caldo, su tre temi principalmente, tra gli altri, insomma, chiaro, Porto Vecchio ancora una volta, mercato coperto,
Beh, insomma, ma, insomma dai, sembra un po' riduttivo. Terapeutica, secondo me. Piscina, sì. Piscina, sì. Sicuramente anche il tram, però, perché su questo la attaccheranno, a meno che non arrivi, diciamo, sai, io, la ripartenza prima del voto. Sì, io continuo a lavorare per la mia città e sono gli altri che devono proporsi con i loro programmi. Io porterò avanti il mio lavoro fino all'ultimo giorno, come ho sempre fatto. Poi ci sarà il confronto elettorale degli ultimi due mesi e poi si andrà il voto, insomma, è sempre stato così, da quel lontano 96, eri già nato nel 96. Da poco. Da quel lontano 96 si va avanti così, sono gli altri che devono proporsi, io continuo oggi a girare la mia città, cantieri. Ho capito, però il mercato coperto. Sì, ma mercato coperto. Loro faranno le loro proposte, il mercato coperto stanno facendo adesso uno studio, ma non è. Non trovi neanche la gente più che va dentro, non trovi più. Una volta, quando io ero ragazzo, andavo in piazza Ponte Rosso, che c'erano, è presente le venderigole. Tu calcoli che c'erano centinaia a chilometro zero che venivano a vendere i loro prodotti. Esistono ancora queste realtà? No, sai che non esistono. C'è ancora quel mercato bellissimo a Muggia il giovedì, ma non esiste più. Allora non trovi neanche la gente che entra dentro in questo sistema. È piuttosto complicato, secondo la mia opinione. Il mercato delle erbe. Lei andò a vedere Firenze, no? L'aveva annunciato qui, è andato sì, a vedere Firenze. È andato. E ho mandato Polidori a dare un'occhiata. Nessuno spunto. Però non è che trovi domani mattina le soluzioni e che trovi 100 imprenditori che entrano dentro con i loro locali, eccetera. Pensa quanto è in crisi il commercio, perché ho visto l'altro giorno, ero a casa di persone, avevano bisogno di una pentola. Ehi, al telefonino. Hanno ordinato la pentola, questo sta facendo purtroppo, dico, la gente, purtroppo nel senso dei miei commercianti che sicuramente in questo momento stanno soffrendo. Capisci? Questo ha cambiato il mondo. E questo sta cambiando il mondo. Senta, un'altra cosa che le dicono, cioè, che oggi la città, la città ha bisogno di verde, va progettata o pensata in maniera diversa, no? Cioè, dopo il Covid è cambiato tutto, cioè, poi ho chiesto più volte cosa vuol dire, il trasporto, il green, va benissimo, queste sono cose di cui parliamo chissà da quanto tempo, però va bene, le avremo accelerate, però lei si è fatto un'idea di questo, sai, come la pensa? La verità, io ho la mia verità e te la dico adesso e la dico anche ai concittadini, le visioni sono una cosa importante. Però io ho realizzato le visioni, io avevo una visione della città, di una città turistica. Nel 18 e 19, cosa è successo in questa città col turismo? Quando il Savoia Excelsior ha realizzato 9 milioni di incasso in un anno, quando abbiamo avuto 1 milione di visitatori sui musei, ma quando ha avuto Trieste questo? Le visioni, la chiusura della ferriera. Volevo vedere se al governo della città avessimo avuto un'altra parte politica, se la ferriera fosse stata chiusa dopo 20 anni di battaglie, mi segui? Queste sono allora un conto e le visioni, ma devono seguire la grande viabilità, le rive, le piscine, le scuole, perché di visioni non si vive. Però le dicono anche, lei dice dobbiamo tornare al 19, no? Cioè tornare a fare quei numeri lì, no? Che già questo è un sintomo, no? Lei deve guardare al 21, 22, cioè deve guardare avanti, che è una piccola critica, sì, ma sta nel senso di dire lasciamoli, come lo immagina il turismo, come lo immagina il richiamo, come immagina la sua città. Io quando sono partito a Muggia sentivo parlare di visioni di 30 anni di Marina Muia che non mi piaceva, difatti io l'ho chiamato Porto San Rocco, solo che in 5 anni io l'ho realizzato Porto San Rocco. Quando sono arrivato qua sentivo parlare della piscina Bianchi, ma io l'ho realizzata nel 2005 la piscina Bianchi, uno dei più bei poli natatori. La grande viabilità sentivo parlare da anni, ma poi l'abbiamo realizzata. Ma quello che volevo dire ai miei concittadini, quando sono arrivato a Muggia, io ho fatto un piano regolatore a Muggia con Capodistria. Hai presente perché? Uh-huh. Perché se tu vai a Rabuiese, le due
autostrade si incrociano perfettamente. Se vai a Fernetti sono completamente scomposte, la slovena è differente dall'altra. Perché? Perché non hanno fatto i piani insieme. Allora le visioni devono essere seguite da piani e da opere. Invece mi sembra che qua ho visto negli anni parlare molto di visioni, di grandi cose. Quando parliamo di visioni, no? Sai, io ho tolto lo scarico di prosecco che andava là della Marinella a mare quando entravo in città, sì. Forse ti sarai accorto qualche volta che puzzava, tolto. Più avanti c'era il Dazio, scaricava mare, tolto. Muggia scarica Trieste, mancano 100 metri per collegare, ormai gli ultimi 100 metri per collegare Opicina. Queste sono opere e non visioni, capisci? Illy ha fatto insieme coi suoi, a suo tempo ha speso 11 miliardi per portare in via Bonomea l'inghiottitoio per portare le fognature giù da Opicina, ma adesso siamo arrivati alla fine. Allora, visione ma realizzazioni. Solo visioni, attenzione che non ci portano da nessuna parte, le visioni devono essere seguite da opere. Io ho le visioni e anche di una città, come ti ho detto prima. Quando mi fermo in Piazza Ortis, Villa Sartorio l'abbiamo fatta noi, Via Torino l'abbiamo fatta noi, Massimiliano d'Austria l'abbiamo rimesso noi, il Salone degli Incanti l'abbiamo fatto noi, Palazzo Biserini sì, l'abbiamo fatto noi. Cioè, capisci, è bello per un uomo come me camminare per mia città e vedere tutte queste cose che sono state realizzate e quelle che realizzerò. E dopo ci confronteremo, da te qua in campagna elettorale, con quello adesso, che sarà il candidato, e poi adesso i cittadini dovranno decidere. Se vuole un candidato di centrosinistra, quello che sarà, non so chi verrà fuori, ma si presume Francesco, e dall'altra parte di piazza con quello che ha realizzato in questi anni. È molto semplice. Le faccio una domanda, ma dimmi. Gira voce che lei punti al primo turno. Ma no, ma figurati, guarda, uno dei momenti esaltanti, ma credimi, della politica è proprio la campagna elettorale. Sai perché? Perché confronti con la gente. Ieri ero in 3-4 posti, sai che bello che incontrassi con la gente. Uno mi ha offerto la torta che mi aveva preparato perché sapevo, sono andato in campo metastasio, da dove... Dove hai lanciato la campagna russa. Esatto, non voglio neanche commentare. Allora, cioè, perché, in che senso? No, non voglio commentare, non mi interessano polemiche. No, non mi dica che adesso lei è andato dopo di lui, no, quelle persone le hanno raccontato qualcosa, lì, dai. Solo che io ero pieno di gente, ecco, tutto là. Battute. Allora capito, sto dicendo, un momento esaltante, cari concittadini, della politica è proprio quello. E poi ti confronti con la gente che ti dice, che ti parla. Ripeto, stamattina per esempio vedere la piscina, mando un giorno a fare un servizio sulla piscina di altura, è una roba, questi ragazzi da rimanere a bocca aperta per quello che hanno fatto loro. E naturalmente perché? Perché hanno 18 anni di gestione, per cui si sono potuti impegnare e fare anche degli investimenti. Sai, quelle cose anno per anno che non portano su. Senta, va bene. Più volte, poi voglio tornare a Portovecchio, le ho fatto una domanda, insomma, almeno un paio di volte negli anni, cioè per cosa le piacerebbe essere ricordato? Lei cita sempre le opere, ne cita tante, adesso farà il libro, no? Uscirà sto libro, no, pubblicate il libro. Sai, vabbè. È la ruota panoramica, dopo ci arriviamo. 30.000. Però 30.000. Aspetta. Però lei vuole essere il sindaco del dialogo? Cioè, ho capito. No, ma credo, dal concerto, no, sto dicendo, ai due presidenti, no. Cioè, per cosa le piacerebbe essere ricordato? Voglio essere ricordato per il cambiamento comportato in questa città. Quando sono arrivato nel 2001, ma non lo dico io, lo dice la gente, ha letto anche sui giornali, sono rientrata dopo 20 anni, non riconosco più la mia città in positivo. Queste sono le cose belle. Allora voglio essere ricordato per le grandi opere che ho realizzato in questa città e per il cambiamento. Dopo sono stato anche, se mi consenti, il sindaco del dialogo, perché quando sono arrivato nel 2001 c'era uno scontro fra la destra e la sinistra sul 900, folle. Ho portato i tre presidenti, ho portato i due presidenti, ormai oggi era bellissimo un incontro che abbiamo fatto con tutte le rappresentanze dei serbi, dei greci, ma era una cosa bellissima. Queste sono le cose per cui voglio essere ricordato. Sono stato comunque
attaccato, ma sono stato il sindaco del dialogo. L'altro giorno a Gorizia con Borut Pacor era come con un amico da sempre, insomma, mica male, eh? Questo, cioè, come soddisfazione personale, parlare con il presidente di una repubblica vicina come due amici di sempre, mi ha fatto tanto tanto piacere. Eravamo sulla Transalpina, sì, per la festa della sì, Slovenia, sì, in 30 anni. Però è vero anche che, no, la difficoltà della politica, intanto lei entrerebbe nel Guinness dei primati, credo, no? Beh, più insomma, o meno. Sono 20 anni che faccio il sindaco del grande di se città, tutto, diciamo. Se tutto va bene, se faccio ancora 5 anni, un quarto di secolo da sindaco, credo con bel Guinness, insomma. Tra qui e Muggia. La difficoltà è anche pensare a un successore, un proprio successore in politica. La vede adesso, dai, Berlusconi, Salvini, se sta preparando o meno la sua uscita di scena. Io credo che parlo fantasia, per me. Nel senso, io credo però, che la politica saprà esprimere al momento opportuno. Ma lei ha coltivato una persona che immagina? No, io non ho coltivato. Questo però, è un errore? Ma no, ma guarda, abbiamo una coalizione per la prima volta, sai cos'ho che le altre volte non avevo. Questa volta abbiamo i partiti forti. Sì. Io nel 2006, tanto per dirti, Berlusconi aveva perso con Prodi 40 giorni prima. Rosato era convinto di stravincere perché il centrodestra era molto debole. Obiettivamente, sentendo anche prima Fedriga, il presidente con i numeri, obiettivamente adesso abbiamo un centrodestra forte. La mia lista la danno il 13%, ho una percentuale di voti, sai, i miei personali che mi porto sempre dietro. Non è male, e dopo naturalmente sono i cittadini che decideranno. E girano tutti questi sondaggi, nessuno ce li dà. Quindi la sua lista la danno al 13%? Al 13%, sì. Vabbè. Gli altri? Non si può dire. No, sennò devo vedere questo sondaggio, non è che può dirlo lei. Ma scusa, l'hai detto tu prima con Fedriga. A quanto danno la Lega? Sentiamo, a quanto danno la Lega? Non sono. Al 20, no? E tu hai detto che i fratelli, sì, ma quello è il nazionale. Sì, eh? Fratelli d'Italia, hai detto che è sopra, un po' sopra la Lega. Sì, ma quello è il dato nazionale, non è il dato. Vabbè. Ma anche se fosse il 18, 36, mettici un 13 fa 39, mettici Forza Italia, che comunque è un partito che farà numeri, mettici due tredicine vicino, potrebbe essere un successo. Mm. Senta, discutiamo solo qualche istante. Sono i ricordi di quanto fatto, ecco, questa è un'osservazione. Invece, però, invece per rispondere a questo cittadino non sono i ricordi di quello che ho fatto, perché si ricordi, caro cittadino, che ci sarà sempre una penna per scrivere il futuro, ma non ci sarà mai una gomma per cancellare il passato. È molto importante questo, perché uno deve essere orgoglioso di quello che ha fatto. Mentre gli dice che vivo di ricordi, si giri per la città un attimo, guardi quanti cantieri sono, se vivo di ricordi. Allora questi qua, tutti questi cantieri che sono adesso sono ricordi del passato, ma vedete cosa siete capaci di scrivere qualche volta, veramente sono imbarazzato. Vabbè, ma dai, ci stai sempre. Questo naturalmente è il politico, no, che scrive. Sì, e dice che sono. Vabbè, non è che se sono. Vabbè, ci sarà anche qualcuno che non la vota. Fa parte del gioco. Cosa ha detto l'altro giorno? Chi? Barbo, che non mi viene ricordo. Avvilente. Avvilente, no? Avvilente. Quando ho sentito avvilente nei confronti dei miei uffici che hanno fatto dopo 43 anni il piano partenariato del centro storico, era avvilente. Accidenti. Vabbè. Però, diciamo, è chiaro che io le ricito: Porto Vecchio di sicuro, terapeutica di sicuro, mercato coperto di sicuro, cioè certo. Questi saranno i temi al centro. Il tram ce lo aggiungiamo certo. Anche. Poi, cioè, che scusa, cosa. Io ti rispondo: il tram stiamo lavorando? Sì, sì. Vabbè, e questo l'abbiamo visto. Le piscine, Galleria Piazza Foraggi le stanno dicendo, partiamo, no? Ma sì, ormai è appaltato, che dopo se non partono li faremo causa. Le piscine, come ti ho detto prima, siamo nella fase finale, ma non pensate che è così, semplice. Parlavo oggi col magnifico rettore, per quanto riguarda la Rob di Dom, eccetera, e a Palermo, eravamo al telefono prima, dopo che mi ha chiamato Michele Di Bari. Allora volevo dirti, e Gregoretti, si parlava del Gregoretti,
si stima per fare Gregoretti, per spostarlo da Narotti Dom, che 7-8 anni di lavoro. Ma cosa pensate, che si fanno le cose in 6 mesi? Ma dove? Guardi, questo però è bello. Sindaco, le chiedono di intervenire per l'irrigazione, piccole cose, però è l'amministrazione di questo, no? L'irrigazione di Villa Engelmann, perché essendo rotta stanno morendo diverse piante, comprese roseti antichi. Andremo a vedere. Registrare e segnalare. Quindi del Porto Vecchio tornerò a dirle quello che poi l'hanno detto, criticano il primo passo della regione, famoso, quindi i due magazzini, raccordo, questo ne abbiamo parlato credo 500 volte. Scusami, spieghiamo ai cittadini. Ogni volta che venderemo un magazzino l'85% va all'autorità portuale, giusto? Lo sai meglio di me. Allora, che interesse ha il sindaco di fare questi numeri quando l'85% va all'autorità portuale? Io ho solo l'interesse che vengano fatte le cose. C'è una sfilza infinita. Perché non dici cosa hanno detto l'altro giorno le agenzie che vendono valutazione? Le agenzie immobiliari. Immobiliari. Sì. Cosa hanno detto l'altro giorno? Che non hanno mai visto un momento così in città. Le agenzie immobiliari hanno detto che non hanno mai visto un momento così in città. Mi sembra che eravamo insieme. Sì. Ecco, c'era il presidente Federica, c'erano tutti loro. Queste sono le cose importanti. Oggi Nursi, che è il presidente, ha detto che il piano parcheggiato del centro storico rilancerà ancora di più la città. Queste cose vanno dette. Uh-huh. E dopo, chiaro, su 100, tu dici, no? Io in questi 5 anni abbiamo fatto più di 100 cantieri importanti. Di questi 100, mi darai una percentuale che si intoppano o tutte le ciambelle riescono sempre col buco? Punto. Guardi l'SMS, illuminazione pubblica ai francesi, questa è una preoccupazione È stata fatta una gara, e siamo andati in consiglio comunale, adesso andranno in gara quelli che hanno partecipato, è stato fatto un project. Allora, è stato fatto un project. Adesso questi andranno in gara e vinca il migliore, diceva Nereo Rocco. E qualcuno diceva, speriamo di no. Diceva lui, no? Ultimo flash, non mi ricordo più, c'era un altro SMS che volevo commentare, sono tantissimi, Porto Vecchio 1000 abitanti, ma si può sapere chi? Cosa vuol dire sapere? La ruota panoramica che diceva prima. Sì, ho detto che arriverà anche la ruota panoramica, sono 30.000 euro, allora ho detto per 30.000 euro credo che si può anche pensare di avere questa ruota panoramica, che poi non solo si vede la città, ma sarà anche l'opportunità di vedere tutto il Porto Vecchio, perché sono 65 ettari che creano un interesse mai visto da parte di tutti, per cui insomma tutte queste cose qua, sai, ero a Salisburgo, e il sindaco di Salisburgo mi ha detto che bella piazza che fai. Una volta noi di Trieste si andava a Salisburgo, ti ricordi, a vedere il Natale e vedere i mercatini. Oggi il sindaco di Salisburgo mi dice che viene a Trieste, che faccio una piazza molto elegante. Queste sono le cose belle. Invece noi abbiamo solo detto che abbiamo speso 500 milioni, non so quanto abbiamo speso, che non è vero niente naturalmente. Sì, per il Natale, ma ne abbiamo parlato tante volte. Esatto, no? Capisci perché? Tu, è come se tu dicessi, abbiamo speso tot, ma calcolando dalla bolletta della cega, mamma mia, qualche volta veramente le polemiche inutili. Non le ho chiesto niente di Covid, ha visto, no? Beh, Covid, sai, intanto ai cittadini, andate a vaccinarvi, ai giovani state attenti, usate comunque sempre la mascherina, vi prego, usiamo la mascherina, perché io con la mascherina quest'anno sono riuscito non solo a non prendere il Covid prima di vaccinarmi, ma non ho preso neanche un raffreddore. E pensate, cari concittadini, che io frequento moltissime persone, per cui specialmente i ragazzi che andate in giro, quando siete, usate la mascherina e mi raccomando, andiamo a vaccinarci, perché se per caso dovessimo avere un colpo di coda della pandemia, veramente questa volta la pagheremo cara. Per cui vi prego a mani giunte, attenzione, 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 come diceva il presidente Federica prima, che non arriviamo a settembre e che ci troviamo con il problema di... Si vota Giorgia Barcolana? Ma credo
Ma penso di sì. Non si sa ancora, probabilmente così, sì. No, così ho detto, vedo di vincere la Barcolana e magari poi vinciamo anche le elezioni, vabbè. O perdiamo la Barcolana e vinciamo le elezioni. Che sai che preferisci, mi deve dire, va sulla qualche barca, allora andrà su qualche barca. Sì, cercare. Grazie al sindaco di Trieste, buona serata Roberto a tutti, buona serata. Ci vediamo subito dopo la pubblicità con Fabio Garbone, capo della Task Force Anti-Covid Influenza Giulia, tra poco. Allora, in questa parte, come anticipato, siamo insieme al professor Fabio Barbone, che saluto e ringrazio, epidemiologo, docente di epidemiologia all'Università di Udine, ma soprattutto capo della task force del Covid, anti-Covid, influenza Giulia. Professore, grazie davvero per essere con noi. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Allora, ci rivediamo ogni tanto, anche perché dobbiamo capire da lei, insomma, qual è la situazione e... Insomma, ho una marea di domande da farle. È chiaro che in questo momento ci dobbiamo concentrare sul capire o meno che cosa sia questa variante Delta, anche perché abbiamo sentito ancora una volta qui tutto il contrario di tutto. Guardi, parto da una dichiarazione che è quella del viceministro Sileri, che dice adesso non è che per ogni variante dobbiamo fare dell'allarmismo. È d'accordo? O ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo pensare a quei 10 secondi che bastano per contagiarsi? Cioè, ancora una volta sentiamo tutto e contro di tutto ed è il 1° luglio e vogliamo pensare e sperare che tra vaccini, estate e un po' tutto, non dico di esserne fuori perché abbiamo capito che ormai le previsioni sono impossibili, ma insomma, no? Sulla buona strada. Cosa dice il professore? L'allarmismo non va fatto mai, bisogna essere molto realisti, lucidi e concreti. La variante Delta la stiamo appena adesso sperimentando in Italia e l'abbiamo presente in Friuli, Venezia, Giulia. Abbiamo notizie soprattutto provenienti dalla Gran Bretagna e in particolare dal nord dell'Inghilterra e dalla Scozia e degli effetti che ha avuto lì. Noi al momento abbiamo pochissimi dati che ci possano davvero predire quanto pesante potrà essere l'impatto di questa variante Delta. In questo momento però il numero di nuovi casi nella nostro paese e nella nostra regione e a Trieste, il numero di nuovi casi di Covid-19 è molto basso e quindi questo è il punto di partenza. Però è anche vero che sarà un numero basso e tutto il resto, però è diventata prevalente nell'arco di brevissimo, no? Perché era credo attorno al 16% solo poche settimane fa, adesso i dati di Influenza Giulia, il 70% dei nuovi casi è Delta, dico bene, circa? Sì, diciamo che i dati sono di questo 70% riguarda in particolare Trieste, credo che la stima si aggira tra il 40 e il 70%, non abbiamo una stima davvero sufficientemente precisa, ma siamo in questo ordine di grandezza. È verosimile che la variante Delta si rivelerà quella prevalente nelle prossime settimane. Quindi certamente ad ogni variante dobbiamo con molta attenzione verificare appunto le conseguenze e soprattutto come sempre, ma nel momento della variante, della diffusione di una variante, ancora di più dobbiamo essere attenti nell'identificazione dei nuovi casi e soprattutto nel contact tracing e di fatto nella evitare la diffusione. Vorrei che ne parlassimo. Senta, però è chiaro che negli ultimi giorni, poi in particolar modo seguendo anche la cronaca del Veneto, ha colpito un episodio. So che lei di certo nel confronto con la dottoressa Russo, insomma del vicino Veneto, forse conoscerà il caso di questa 49enne a Padova. Quindi c'è poi un cluster in un camping, di un camp estivo di sport, di rugby a Isola Verde, insomma, altri casi che riguardano il Veneto. Però il tema qual è? Questa 49enne è in terapia intensiva, è vero che poi hanno specificato che non è una donna vaccinata, chi prende la Delta ha sintomi o effetti o decorsi diversi di questa malattia?
In Gran Bretagna abbiamo questa evidenza. In Gran Bretagna ci sono sufficienti casi che dimostrano che la severità della malattia, se delta, è maggiore rispetto alla variante inglese. Nel nostro piccolo campione, ripeto, di pochi casi che abbiamo visto per il momento in queste ultime 2 settimane, abbiamo visto in Friuli Venezia Giulia l'altra settimana un aumento dei ricoveri in termini di proporzione di ricoverati sui nuovi casi, in particolare di Delta, un piccolo aumento. Questa settimana, negli ultimi giorni, questo numero di nuovi di percentuale di ricoverati sui malati è sceso nuovamente. Quindi diciamo che siamo preoccupati per quello che è l'evidenza che proviene appunto dalla Gran Bretagna. E certamente dobbiamo fare in modo che meno persone si infettino possibile, perché se fosse vero che l'impatto sull'ospedalizzazione fosse di questo genere, certo saremmo nuovamente preoccupati. Noi vogliamo rimanere sotto l'1%, diciamo, dell'occupazione dei posti letto in area medica, come siamo attualmente in Friuli Venezia Giulia, 1%, insomma. Chiaro che sarebbe. Speriamo di restare così. I Senta, i vaccini coprono la Delta? vaccini, una persona vaccinata in maniera completa, con sufficiente numero di giorni dopo la seconda dose, sono sostanzialmente, queste persone sono coperte. C'è un dibattito su quanto coperta sia il vaccinato con una dose. C'è un dibattito su questo, sembra che effettivamente una sola dose di Delta copra una percentuale inferiore rispetto a una dose in una, diciamo, precedente tipo di variante. Quindi anche per questo siamo un pochino più preoccupati. Perché bisogna completare rapidamente il ciclo, insomma, per più persone possibile, questo intende dire. La nostra chiaramente soluzione è vaccinare rapidamente con la massima percentuale possibile della popolazione, in modo di essere più veloci della diffusione della Delta tra le persone suscettibili. Quindi tra quanti sono ricoverati attualmente c'è qualcuno anche che è già stato sottoposto al vaccino, ma magari solo la prima dose? Ci sono, diciamo, stati alcuni casi con una sola dose. Attenzione anche con l'inglese, con la variante inglese, abbiamo avuto persone completamente vaccinate che si sono nuovamente infettate, oppure persone che hanno una comorbidità, o per esempio di problemi immunologici, o persone in sottoterapia cortisonica che evidentemente non raggiungono un livello di immunità sufficiente a evitare la diffusione. Quindi questo avviene sempre. Attualmente, diciamo, non sembra che di fatto la vaccinazione completa possa creare nuove infezioni con una percentuale rilevante. Quindi facciamo le vaccinazioni rapidamente, secondo quello che è la schedula prevista, e evitiamo la diffusione della Delta quanto possibile, e anche di prossime possibili varianti, perché non è che finirà con la Esatto. Delta. Però sa cosa rispetto all'estate scorsa? No? Io ricordo bene, c'è un tema poi legato anche all'immigrazione, esattamente come l'anno scorso, magari poi ne parliamo, ma è vero che ricordo bene, tra l'altro proprio protagonisti alcuni migranti, soprattutto nel Veneto, che avevano una carica virale altissima ed erano asintomatici. Invece questa Delta sembra dare degli effetti diversi se non si è a ciclo di vaccino completato, mi sembra di capire. Sì, c'è una percentuale di sintomatici maggiore tra i soggetti infettati. Questo è vero, c'è una maggiore sintomatologia, proporzione di sintomatici, e a quanto sembra dai dati, ripeto, inglesi, una maggiore percentuale di ospedalizzazioni. Questa cosa dei 5-10 secondi che bastano per contagiarsi è vera, no? Come fanno a calcolarlo? Allora,
stiamo attenti, insomma, dobbiamo sempre parlare di distanziamento, dice, quindi quanto questo contatto è stato ravvicinato e la durata del contatto. Questo ce lo siamo detti, credo, insieme, non so, 18 mesi fa, 16 mesi fa. Adesso forse qualcosa lo sappiamo in più, ma certamente in situazioni di contatto prolungato, ravvicinato, di assembramenti, certamente la possibilità di una diffusione di una variante Delta che è ancora più infettante, certamente questo può verificarsi, e questo noi dobbiamo evitarlo. Senta, professore, è chiaro che ora poi si discute anche della terza dose, no? Di quanto durano gli anticorpi, è sempre soggettivo, immagino? Beh, insomma, alla fine si arriverà a una media che sarà, e questo sarà il messaggio che verrà dato a tutte le persone, diciamo, vaccinate, no? Quindi vedremo esattamente quando sarà il momento della terza dose. Si sta accumulando evidenza, chiaro che è tutto nuovo da questo punto di vista per questa epidemia. Quindi non saprei dirle esattamente i tempi, quello che sarà il futuro dei vaccini, ma credo che le armi che sono a disposizione siano non solo pronte, ma pronte a essere anche modificate in funzione appunto delle varianti. Le volevo chiedere, sul Green Pass, l'abbiamo detto noi ormai qualche giorno fa, adesso è diventato di fatto di dominio pubblico sui quotidiani, mi pare ancora oggi, il Corriere, il Gazzettino in particolar modo. Cioè, il Green Pass che noi pensavamo di poter ottenere dopo il vaccino fatto qui in Friuli Venezia Giulia non è quello di cui parliamo da oggi in poi, no? Cioè, uno era quello europeo, l'altro era quello italiano fino ad adesso. Ho capito bene? Certo. Sì, ovviamente la regione o le varie regioni si sono, l'Italia, anche il paese, si è premunito, poi c'è stato un accordo ovviamente europeo, internazionale, e quindi abbiamo le regole dal 1 luglio. Sì. La spaventa, diciamo, questa estate, dove comunque speriamo davvero che molti turisti scelgano il nostro paese, la nostra regione, cosa ne pensa? No, io non sono mai spaventato, sono al massimo preoccupato, e dobbiamo essere più che preoccupati, direi consapevoli e responsabili. Io credo che possiamo benissimo fare un'ottima estate come persone, cittadini, persone che hanno anche bisogno di riposo, e come paese, come regione, certamente di usufruire di una presenza turistica necessaria per la nostra economia e allo stesso tempo responsabile. È assolutamente possibile fare delle ferie sicure, certamente comportandosi in maniera responsabile. Quindi, ripeto, assembramenti no, da nessuna parte, certamente cautela nei contatti con nuove persone, in particolare in questo periodo nel quale c'è una maggiore mobilità di tutte le persone a livello nazionale e internazionale. Senta, professore, volevo cogliere l'occasione anche per discutere di un po' di cose che chiaramente leggiamo, in particolarmente, particolarmente sui social e via dicendo. Che i vaccini causino le varianti, che poi è quello che leggiamo, no? Da epidemiologo, cosa dice e come risponde? Queste sono assolutamente idee, teorie che non hanno nessun riscontro scientifico. Quindi quello che noi dobbiamo invece evitare è proprio la diffusione virale, quindi fare in modo che il virus non abbia persone da attaccare, perché queste persone non sono più suscettibili, cioè sono state vaccinate. Per ogni, diciamo, occasione evitata c'è un virus che appunto non si diffonde e che quindi non varierà. Senta, ma tra l'altro poi qua può essere curioso, no? Perché anche il vaccino della normale influenza, la definisco così, una volta vaccinato, intanto dà una protezione molto minore, vero? Dà una protezione minore, sì, certo, rispetto a quello che vediamo per il Covid. Sì. Ma anche in quel caso io da vaccinato
posso comunque trasmettere il virus, diciamo, o portare con me il virus senza sviluppare la malattia dell'influenza normale? Sta parlando di un vaccinato di influenza normale, diciamo. Io, da vaccinato di influenza normale, posso contrarre il virus dell'influenza normale, ma non sviluppare i sintomi, perché poi è la stessa cosa che succede col Covid, no? Cioè, da vaccinato io posso comunque... Sì, è possibile, è certamente possibile, certamente è possibile. Viene fortemente ridotta la probabilità, ma questa purtroppo la medicina non è una scienza esatta. Io lo dico sempre e lo dico anche da medico, epidemiologo, ma anche amante della matematica e della fisica. La medicina e la biologia non sono una scienza esatta, è molto più complesso il modello di trasmissione delle malattie rispetto a un modello di fisica. Purtroppo siamo così. C'è una percentuale di situazioni nelle quali in qualche modo non si realizza quello che invece da un punto di vista probabilistico è raro che si realizzi. E come nascono le varianti allora? Le varianti sono tipiche di questi tipi di virus, virus a RNA, che hanno una grandissima capacità di modificarsi geneticamente, diffondendosi in diversi ambiti e quindi trovando l'ambito e la variazione, in qualche modo essendoci evidentemente una grande diffusione, trovando la variazione genetica che meglio appunto corrisponde alla situazione del momento. E quindi è una grande abilità, diciamo, di strutture biologiche semplici come sono i virus, di adattarsi all'ambiente e quindi rendere, diciamo, diffondere in qualche modo, perpetuare la propria esistenza. Senta, professore, ma come mai si chiamano alfa, delta adesso? Beh, si chiamano così per motivi, diciamo, di... rispetto, com'è? Sì, diciamo rispetto di... Per evitare di stigmatizzare, diciamo, le persone e i paesi nei quali questi virus sono, di varianti di virus, sono state per la prima volta isolati. Ecco, è una specie di rispetto verso questi paesi, in modo tale da non attribuire alle persone di questi paesi la causa sostanzialmente della diffusione. Speriamo di fermarci, diciamo, un metro prima della possibilità di scegliere il nome, come si fa con i tifoni in America, diciamo, perché sennò uno può comprare, acquista il nome, diciamo, la variante Avarino, diciamo, quindi questo vorrei evitarlo. Speriamo. Adesso, per spiegare, anche perché molti non sanno la cos'è l'indiana, ma l'inglese come si chiama adesso, insomma, quindi era un po'... Scherzavo, ma per spiegare un po' questo aspetto. Due flash molto rapidi. Lei è di quelli che pensa che, per esempio, insomma, lei non è un allarmista, no? Ce l'ha detto. Che sia sbagliato, per esempio, giocare la finale degli europei a Wembley, magari con uno stadio stracolmo. Su questo dice qualcosa? Beh, sinceramente... Mi auguro che le persone siano vaccinate a Wembley in maniera completa e che comunque le misure di sicurezza siano rispettate. E quindi allo stesso tempo lei, you know, da capo della task force di questa regione, riaprirebbe le discoteche, come tra l'altro, insomma, dice il comitato tecnico scientifico, però ancora non c'è una decisione, mi pare. Io non ho ancora notizie definitive, esatto. Definitive su queste. Personalmente mi auguro che, diciamo, sia consentito l'entrata in persone vaccinate e che abbiano siano negative evidentemente al tampone. Ecco, un altro paio di aspetti. Intanto l'Agenzia Europea del Farmaco oggi ha detto che con due dosi di vaccino si è protetti dalla variante Delta, no? Poi tra l'altro anche Palù ha detto che colpisce di più bambini e adolescenti. Questo è un dato di fatto, no? Mi sembra di capire, professore, lo riscontra anche lei qui? No, la nostra età mediana dei nuovi casi negli ultimi mesi è scesa moltissimo, quindi
Siamo intorno ai 26-27 anni, quindi persone, la classe di età più presente tra i nuovi casi tra i 19 e i 24 anni, sicuramente in questo momento i nuovi casi sono persone molto più giovani rispetto a qualche mese fa. Ecco, il gran dibattito poi, sempre per tornare, non so, lei ha i social, no? Professore, anche lei ha un profilo social? Ma Non io ricordo. partecipo a diciamo, lavoro un po' con i social e ho qualche gruppo Cosa ha di amici. visto che l'ha fatta inorridire, diciamo così? Cioè, ha visto e ha detto, mamma mia, cioè, fanno circolare queste cose qui sui social. Ha preso Ma paura, no? io cerco di non giudicare onestamente, ecco, cerco di non giudicare, ma se mi viene chiesto un parere oppure se posso dare un parere, io dico, mi raccomando, siate responsabili, evitate contatti inutili, evitate gli assembramenti. Se io vedo anche adesso che siamo tutti contenti in qualche modo di non dover portare la mascherina sempre, se vedo che sto camminando in un'area della mia città dove ci sono moltissime persone, io rimetto la mascherina e continuo in questo modo. Insomma, il virus sta circolando molto meno, ma continua a circolare. Cerchiamo di poter mantenere, diciamo, così, spensieratezza estiva, senza dover invece rivedere, diciamo, in molti nuovi casi in questi mesi. E soprattutto, prepariamoci attraverso la vaccinazione ad avere poi un rientro, a scuola piuttosto che in autunno, un rientro molto, diciamo, meno grave rispetto all'anno Magari, scorso. infatti. Senta, due battute ancora. Sulla questione dei sanitari non ancora vaccinati, è un intervento oggi dell'Ordine dei Medici di Trieste, e sulle disposizioni che li riguardano non abbiamo avuto ancora alcun tipo di comunicazione, cioè sarebbe solo lo 0,2% dei medici non vaccinato. Sono numeri così risicati? A Trieste almeno, non so qua. Sinceramente io non ho questi numeri perché non mi occupo del monitoraggio delle vaccinazioni. Noi poi diciamo, verifichiamo tra i nuovi casi se le persone sono vaccinate o non vaccinate. Quindi direi che probabilmente è più informato lei di me No, su beh, questo. questo è un comunicato, diciamo, dell'Ordine dei Medici, però io intendo dire, lì c'è un decreto che di fatto impone la vaccinazione per i sanitari. Da dati dei giorni scorsi, molti di questi che hanno scelto di non vaccinarsi sarebbero residenti in Friuli-Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige, no? Un po' nel nord-est, in particolar modo. No? Questo è un dato. E tra l'altro scopro che si sta andando a verificare anche la validità, e non so se lo si fa in Friuli-Venezia Giulia, se a questo lei mi può dare risposta, del certificato che li esonera dalla vaccinazione. Cioè il sanitario che non vuole fare il che non fa il vaccino per una sua motivazione, anche per questioni di salute, ha un certificato che gli deve dare il suo medico di base. Ecco, per essere, ho spiegato, spero bene. Si sta andando a verificare questo certificato. Lo si fa anche in Friuli-Venezia Giulia, che lei sappia? Io questo non lo so, io so che bisogna in tutti i modi evitare la diffusione. Il medico, diciamo, deve, secondo me, e comunque l'operatore sanitario, dare l'esempio. Ci sono molte persone, in particolare medici e operatori sanitari, che possono essere in contatto con persone fragili che potrebbero essere anche vaccinate, ma magari avere delle immunodeficienze. Un'organizzazione, in particolare, deve essere in grado di avere degli operatori sanitari che sono operativi e che minimizzano il rischio per i propri pazienti e per se stessi. Allora, oggi in Friuli-Venezia Giulia, su un totale di 4.769 test, sono state riscontrate 15 positività al Covid-19, pari allo 0,31. Magari stessimo sempre così, no? Allora, sì, abbiamo dei buoni numeri anche oggi, anche nei giorni scorsi, siamo, diciamo, in una situazione stabile rispetto all'altra settimana, quindi intorno al 8, casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. Di questi ci sono un certo numero di migranti e di Posso stranieri di chiederle un nazioni quant'è? africane.
la percentuale, se ce l'ha questo dato, perché Roberti, assessore alla sicurezza, mi pare abbia parlato di un 20% nei giorni scorsi, non so se corrisponde. Allora, il dato percentuale di oggi dei migranti sul totale credo che lo fornirà, come sempre, il vicepresidente Riccardi. A me risulta in questo periodo che siamo tra il 20 e il 30% di migranti. Questo riguarda in particolare la provincia di Trieste e, in qualche caso, la provincia di Gorizia. 4.769 test. Noi siamo arrivati a farne 9.000, 10.000, forse anche di più, no? Sì. Non è bene restare su quei ritmi lì, o è sbagliato? Ma in questo momento, diciamo, tampone, questo numero di test è comunque molto, molto alto. Credo che sia molto strettamente coperta la fascia, ovviamente, degli operatori sanitari e di tutte le persone che si recano per qualsiasi motivo verso l'ospedale o comunque per avere assistenza di tipo sanitario, dove ogni test viene verificato. Credo che sia opportuno, insomma, per tutte le persone, in particolare che si muovano, anche che diciamo siano aperte e anzi promuovano per se stessi e per i propri parenti il test, che si facciano il tampone, in modo tale da verificare nel tempo, durante quest'estate, quando ci si muove di più, verificare la propria negatività. Il sistema sanitario regionale e pubblico e anche i laboratori privati sono, nonché le farmacie eccetera, sono pronte per fare test. Devo dire un'altra cosa importante: cerchiamo di fare test e di poi avere anche il test non solo antigenico ma il molecolare, in modo tale che dal campione del molecolare si possa avere la disponibilità poi di un campione che può essere portato al sequenziamento, certo, appunto per la rapida verifica della presenza di varianti. Certo, sequenziamento. Allora, ragione lei, Riccardi, lo comunica intanto dicendo che oltre il 50% dei contagiati oggi rientra nella fascia 20-29 anni. E poi dice dei tamponi, sono 14 nuovi contagiati, di cui 5 riguardanti migranti o richiedenti asilo in provincia di Trieste. Quindi, tra l'altro, tutti a Trieste, e sono un buon 32%, perché 5 su 14 nuovi positivi. Insomma, questo è un po' il dato. Non ho sbagliato di tanto. Eh sì. Allora, professore, due flash davvero, poi la lascio e grazie per essere stato con noi. Cure domiciliari, anche lì si fa un gran parlare ancora. E che c'è tutto questo grande dibattito, quel gruppo che riunisce a volte dei Novax, a volte dei critici, a volte dei no-mask, come si vogliono definire, a volte giustamente persone che vogliono sapere di più. Perché c'è, secondo lei, diciamo, una narrazione sbagliata su questo? Cioè, le cure domiciliari ci sono, perché non... si anima questo dibattito, che è uno scontro poi più delle volte? Le cure domiciliari sono davvero al fondamento della riforma, delle riforme sanitarie di questo periodo. La medicina, diciamo, territoriale è la chiave di tutto quello che è il futuro della medicina, proprio perché gli ospedali devono essere utilizzati proprio per eventi acuti e per situazioni specialistiche. Quindi sicuramente bisogna investire sulla medicina territoriale e sulla medicina di base. Ci deve essere un rapporto estremamente efficace tra il medico di medicina generale e il proprio paziente. C'è bisogno. Sì, però la dicono tachipirina e vigile attesa. No, tachipirina e vigile attesa, e pensano solo a quello. Dopodiché è vero che è perché nel 90% dei casi si guarisce in questa maniera, o sbaglio? Bisogna fornire al paziente la massima attenzione in tempi molto rapidi. Stiamo parlando di un medico che evidentemente è presente ed è la massima risorsa che un paziente ha. La soluzione non è mai Covid, e per altre patologie è semplicemente rivolgersi al pronto soccorso o all'ospedale. Attraverso una medicina territoriale davvero
capillarmente distribuita e di un rapporto tra il medico e anche gli operatori sanitari, gli infermieri di comunità, per esempio. In questo modo davvero la medicina, anche scientificamente valida, anche la medicina del futuro, anche tecnologica, potrà soddisfare le esigenze del palato a casa, dove gran parte delle soluzioni possono essere. Il perno è il medico di base. Esatto. Senta, ultimo flash a proposito di idrossiclorochina, tutto quello di cui abbiamo parlato in questo anno e mezzo, che poi purtroppo, non essendo la cura, può avere un effetto diverso su di me e su di lei, quindi questo è il motivo forse per cui non tutti i protocolli la prevedono. Però quello, ho spiegato bene? Ho capito bene? Io non sono un clinico e quindi lascio a persone più competenti di me a definire meglio le terapie. Quindi se le chiedo la cura al plasma, molti sono convinti che ce la siamo dimenticata, che non ci sia più, lei cosa mi dice? Le dico di rivolgersi al collega di malattie infettive e di altre specialità. Io ammetto la mia relativa ignoranza in ambito clinico e qualche competenza in ambito epidemiologico. Ecco, a proposito, chiudiamo con una battuta. Cosa ci dice per i prossimi mesi? Insomma, che indicazione e consiglio ci può dare? Ma il consiglio è sicuramente questo, di essere molto responsabili. Il virus sta circolando, adesso non siamo, appunto, non c'è allarmismo, ma il virus sta circolando e quindi dobbiamo semplicemente evitarlo. La prima cosa è: facciamo i vaccini, vacciniamoci più rapidamente possibile in modo tale da non essere tra quelli che sono suscettibili. Questa è la prima cosa. E nel frattempo continuiamo ad avere comportamenti responsabili. Noi non vogliamo rivedere una grande pressione sugli ospedali, ma soprattutto non vogliamo vedere persone gravemente malate, anche di età non diciamo particolarmente anziana. Abbiamo avuto tante patologie tra persone di 50, di 60 anni, anche in terapia intensiva. Quindi ricordiamoci di questo, senza l'ansia e l'allarmismo, ma con un'estate, diciamo, di consapevolezza. Grazie davvero al capo della Task Force Anti-Covid del Friuli Venezia Giulia, professor Fabio Barbone. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e buonasera a tutti. Grazie e buon lavoro. A voi per averci seguito, grazie a tutti e buonanotte da Ringa. Collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene.